Buon pomeriggio e benvenuti in diretta ad Articolo 21. Oggi è il 29 di dicembre ed è martedì. Prima di tutto mi corre l'obbligo ricordare una persona cara intanto al nostro regista, perché oggi è stato colpito un grave lutto: il regista Franco Selvaggio, è morto il papà appunto di Franco Selvaggio. Noi, tutta la redazione, RTC, la redazione dell'articolo 21, diciamo le condoglianze a tutta la famiglia. Domani i funerali alla chiesa dell'Osservanza a Catanzaro alle ore 15. Ancora condoglianze al nostro regista Franco Selvaggio per la perdita del padre. Si parte con la trasmissione. Oggi in studio il presidente della Regione Calabria, l'onorevole Mario Oliverio. Quindi è importante ricordare a tutti i telespettatori della Calabria di telefonare, di prenotarvi, perché sta arrivando il presidente della Regione Calabria, sarà in studio con Lino Polimeni, risponderà a tutti i calabresi. Come sempre, come questa trasmissione che dà spazio a tutti, senza limitare le domande verso il Presidente della Regione. Avevamo detto il 29 e il 30, il Presidente Mario Oliverio ha preferito oggi 30, perché tra l'altro oggi c'è stato il Vice Ministro degli Interni qui a Catanzaro, quindi era in città, abbiamo concordato la presenza in studio, non so se ancora con il Vice Ministro Bubbico. Comunque noi possiamo ricordare ai telespettatori i numeri di in sovraimpressione: 0961 77 28 90. WhatsApp, messaggi anche per il Presidente, se non riuscite a prendere la linea chiamate su tutti e due i numeri: 393 77 28 223. È molto importante, perché risponderà, darà il quadro, farà il quadro anche della situazione di quello che la politica calabrese, le imprese, le banche, le zone industriali, la sanità calabrese. Quindi il presidente Oliverio tra poco in diretta con Articolo 21. Prenotatevi, dopo la pubblicità torneremo per presentare un diritto di replica. Per quanto riguarda la moglie del presidente della squadra A5 femminile, tra l'altro anche una giornalista, perché è anche addetta stampa della squadra calcio A5 di Locri, Domenica Bumbacà, se non erro il cognome, se è questo, se non ho sbagliato il cognome, se mi correggono eventualmente. Dopo la pubblicità sentiremo questo diritto di replica che vuole appunto ricordare. Tra l'altro adesso emerge, almeno anche dalle agenzie stampa, che l'Andrangheta non c'entra nulla, guarda un po', e quindi ho anticipato già ieri con la Musella, con altre cose che abbiamo detto, sembra che l'Andrangheta non c'entra nulla. Andiamo a verificare anche e chiederemo a lei. Dall'altro ieri telefonicamente la moglie del presidente della squadra femminile di calcio A5 di Locri mi ha riferito una cosa importante che dirà tra poco, dopo la pubblicità. Vecchio amaro del capo, freeze your moment. Porto Pirgos, acqua, terra, sole e aria. La natura accende l'emozione di essere vivi. Immerso nel verde e incastonato nel mare come un diamante. Un angolo di paradiso sospeso tra terra e mare. È l'emblema di un lusso estremo e raffinato. Morbide sinfonie di colori, illuminazioni delicate, mobili preziosi e oggetti rari. Uno staff attento a esaudire tutti i desideri e soddisfare le aspettative degli ospiti più esigenti. L'incanto dei luoghi, le suggestive terrazze panoramiche, gli intensi colori della piscina, la creatività dei nostri chef e la tradizione rendono Porto Pirgos una cornice fiabesca per organizzare un matrimonio indimenticabile. La musica del mare è il suono dello spirito. Suite esclusive, una differente dall'altra. Ogni particolare è stato ideato per creare un ambiente unico, dove lusso ed eleganza si uniscono armoniosamente. Il gusto estetico è accompagnato da comfort di alta qualità e la vista è appagata da un panorama mozzafiato.
Porto Pirgos Hotel, 5 stelle da sogno. Info 0963 600 458, 0963 600 690. Parghelia, Vibo Valentia, www.hotelportopirgos.com. Entra nella City Spa dell'Hotel Guglielmo. Regalati la raffinata bellezza che nasce dal profondo del tuo essere. Anche tu hai il diritto di viziarti. Info 0961 74 19 22 347 56 59 597 www.hotelguglielmo.it. Eccomi qua di nuovo, ciao Verino, come stai? Beh, so che ci vuoi parlare di un'amica? Non so se è un'amica, intanto tu sei un amico, parlami dell'amica allora. Sì, è un'amica molto particolare, in pratica si tratta proprio della rata amica. Ah, è una rata amica, quindi una rata amica legata a un salotto. Certo, abbiamo la possibilità questo mese di dare a tutti i nostri clienti l'acquisto di un divano a tasso zero, con nessuna spesa di avvio pratica, nessun costo aggiuntivo, quindi un vero e puro tasso zero. Un regalo, come sempre, per quelli che conoscono mai divani Benatuzzi alla Mezza Terme e a Rende, quindi una buona occasione anche nel mese di novembre, ma una partenza straordinaria. Certo, questo mese offriamo anche un divano molto particolare, che è il divano Diesis, un divano che si può avere sia nella versione in pelle che nella versione in tessuto, anche la possibilità di un box contenitore e di un letto all'interno con delle testate regolabili e un profilo a contrasto. Il cliente può scegliere ovviamente tutti i colori della nostra mazzetta e la possibilità anche di avere il divano nella versione antimacchia, cioè utilizzare il solito smacchiatore per poter pulire sia il pellame che il tessuto. Quindi un prodotto che all'interno monta un letto completamente ortopedico, quindi ipoallergenico, e dà la possibilità al cliente di riposare tranquillamente. Beh, parliamo sempre di salotti di classe. Certo, sono divani di una certa qualità, ormai lo sappiamo, tu sei il nostro testimonial, diamo la possibilità al cliente di variare nei nostri prodotti, dai divani a letto, divani trasformabili, divani con meccanismi motion, soft touch di ultima generazione, divani con impianti surround, ormai conosci bene il nostro prodotto, sempre al top. Bene, vi aspettiamo, buona la prima. L'hai amato, coccolato. Pensavi sarebbe stato per sempre. Ma da oggi puoi innamorarti di un nuovo divano grazie all'esclusiva formula Rata Amica. A partire da 50 euro al mese, con finanziamento a tasso zero e senza costi aggiuntivi. Divani e divani by Natuzzi. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, specializzato nella vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, telefonia, fotoottica e informatica. Expert, gli esperti, siamo noi. Sfoglia il nuovo volantino Expert e scopri le migliori offerte, i prezzi più bassi, il sottocosto e gli sconti. Expert Calabria. Risparmio garantito. Le offerte Expert Volantino offrono una vasta gamma di prodotti a prezzi incredibilmente bassi. Inoltre, quando c'è il sottocosto Expert, per gli stessi è applicata un'ulteriore riduzione del prezzo che permette di effettuare un acquisto a cifre ben al di sotto del prezzo ufficiale di vendita. Occasioni da non lasciarsi scappare, da prendere al volo.
Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria lo trovi in via provinciale Rizziconi, presso il centro commerciale Porto degli Ulivi Rizziconi, presso il centro commerciale Pegui Cinque Frondi, presso il centro commerciale I Portali Corigliano Calabro. Expert Calabria, il bello di fare shopping. Nifral Sviluppo SRL, leader nel settore elettrodomestici ed elettronica in Calabria, oggi conta circa 70 collaboratori, 4 punti vendita, di cui 3 megastore. Nifral Sviluppo SRL Expert Calabria, la storia di un gruppo nato dalla passione e dall'impegno per le cose fatte bene. www.expertcalabria.com. Rientriamo in studio, allora non so se abbiamo già al telefono Domenica. Buon pomeriggio Domenica, intanto ricordiamo che oggi se ne è parlato anche con il Vice Ministro in Prefettura del caso del Calcio a 5, tra poco il Presidente della Regione Calabria in studio ad Articolo 21. Buon pomeriggio Domenica. Buon pomeriggio a tutti voi. Allora Domenica, qui intanto vuoi replicare qualcosa, ma chiarire qualcosa, perché intanto ricordiamo che Domenica, vuoi dire, ti vuoi presentare un attimo Domenica? Grazie. E Domenica Bumbach, a ufficio stampa dello Sporting Locri, ecco, responsabile della comunicazione, ma non solo. Mi hai detto, che lo posso dire, che sei anche la moglie dell'attuale presidente del Calcio a 5. Il presidente. Bene. Oggi il quotidiano in prima pagina parla, Calcio a 5 Locri, le cosche non c'entrano nulla. Questo noi non posso, mi senti? Sì, ti sento, ma questa è la notizia, se vuoi commentarla, visto che... Questa è la notizia che riporta un giornalista del quotidiano, probabilmente avrà parlato, avrà lui qualche notizia in merito. Noi non sappiamo assolutamente nulla perché le indagini sono in corso. Quindi sì. Non so oggi dirti le cosche c'entrano, le cosche non c'entrano. Noi siamo ovviamente fiduciosi nelle forze dell'ordine e speriamo che non c'entrino le cosche, assolutamente, speriamo che non c'entri, non c'entrino le cosche, che si sia trattato di un... Di uno sciacallo, di un... Ma io ho detto ieri in maniera, ho provocato un po', non volevo né tantomeno offendere le ragazze, che saranno delle belle ragazze, quando ho parlato delle gambe di fuori o le cosce, così scherzosamente, ho detto che non sia un fidanzato geloso che abbia potuto... è possibile una ipotesi del genere? No, non è assolutamente, insomma, nello Sporting Locri si vive così serenamente. E soprattutto c'è una confidenza tale con tutte le ragazze, perché noi gestiamo le ragazze della prima squadra, Serie A Elite, TGC, le ragazze della cantera, che sono giovani, che disputano un campionato di CSI, e poi le bambine della canterina, così definita, quindi le più piccoline della scuola calcio femminile. E viviamo in un ambiente così sereno e familiare che nel momento in cui una di loro dovesse avere, comunque già... precedentemente c'è stato un picco, ci sono stati insomma malumori, come succede in tutti gli ambienti sportivi o negli spogliatoi, le ragazze sanno di poter fidare è di una società e poter e soprattutto Domenica, confidare nei loro istruttori. Domenica, noi abbiamo fatto ieri sì. Adriana Musella è stata molto pesante, anche non so se l'hai seguita, sì. Ha detto sì. Che è grave, intanto il 10 ritornate in campo, cosa che prima non era previsto, ma nei bigliettini tu mi hai detto, no. Ieri al telefono, ieri sera, che c'era scritta una cosa particolare, una minaccia particolare, vuoi dirla tu? Prego. Allora ti spiego un attimino Lino, innanzitutto vorrei chiarire questa cosa anche del 10 di gennaio. Il presidente Armeni ieri ha affermato durante una dichiarazione, io intanto approfitto per la tua trasmissione che si chiama Articolo 21, che si vede da moltissimi giornalisti, questa ondata mediatica che ovviamente lo Sporting Locri non ha cercato ma si è ritrovata a dover gestire e quindi a rafforzare, ha rafforzato sicuramente il senso della comunità e quindi ringraziamo i giornalisti di tutto questo, perché comunque l'Italia ha comunque conosciuto il futsal femminile, anche se per uno
piacevole episodio. Questo spiacevole episodio noi vorremmo che comunque si potesse tramutare in qualcosa di positivo, ma prima ancora io vorrei che si trasformasse in positivo quella che è la nostra realtà familiare e quella che è il nostro, la nostra serenità. Lino, il presidente Armeni non ha detto io giocherò il 10 gennaio, il presidente Armeni ha dichiarato che si auspica che le ragazze potranno scendere in campo il 10 di gennaio. La città di Locri merita questo, la città di Locri lo merita, l'intera regione. Ringraziamo anche il presidente Oliverio per la vicinanza. Ma anche il presidente della regione, il presidente della regione Calabria oggi ha fatto una dichiarazione a tanti giornalisti in merito anche a questo fatto. Tra poco il presidente sarà in studio, lo dirà anche tra poco in studio in diretta da noi. Ha proprio dichiarato che il fatto è grave. Però adesso io ti pongo delle domande, domande che sono lecite per i tanti imprenditori che ci seguono. Allora, perché chi ha sgonfiato le gomme e chi ha messo i bigliettini? Domanda, hai detto che il palazzetto non c'entra nulla, ce lo siamo detti ieri in privato, non c'entra nulla, che è confiscato dalla 'ndrangheta, che le due famiglie non c'entrano nulla, ma tu hai avuto un attentato anche, vero? Allora, ti spiego Lino, il palazzetto dello sport si trova in Contrada Licino ed è di proprietà della provincia di Reggio Calabria. Proprietà della provincia di Reggio Calabria, sì. E quindi non ci risulta che sia assolutamente sequestrato, che sia confiscato assolutamente nulla. C'è l'ostello della gioventù, che è un bene confiscato, che è stato inaugurato a Locri, si appoggiavano le giocatrici dello Sporting Locri. Noi non escludiamo assolutamente nessuna pista perché non è il nostro lavoro. Se la società dello Sporting Locri, dopo aver ricevuto la quarta minaccia, di conseguenza l'ultima minaccia ha fatto traboccare, ha fatto degenerare la nostra serenità, ha destabilizzato tutti, perché non ci spaventiamo. Chi conosce la società dello Sporting Locri, soprattutto conosce i componenti, sa che abbiamo sempre lavorato per questa città e a testa alta. Siamo giovani, ci sono giovani imprenditori all'interno della società che hanno deciso di rimanere a Locri. Però Lino e la società ha fatto una decisione, sono stati dei padri e madri di famiglia che dopo aver letto quel bigliettino, soprattutto l'ultima frase, hanno chiesto alla società, hanno comunicato di voler sospendere, di voler cessare le attività perché non c'è più la serenità opportuna per proseguire un percorso sportivo. Quindi ci sarà il blocco, si fermerà la squadra calcio a 5 femminile, quindi confermi che il calcio a 5 è Locri. Il presidente Armeni non è sereno, incontrerà le istituzioni che hanno chiesto di voler accompagnare, di voler continuare, perché lo sport deve andare avanti, perché quindi incontreremo il sindaco Giovanni Calabrese, incontreremo altre istituzioni che si sono fatte avanti per dire vi accompagniamo alla fine della stagione e le ragazze potranno dunque scendere in campo il 10 gennaio. Però il presidente Armeni non è sereno, non è tranquillo, in questo momento chiede semplicemente e confida nelle forze dell'ordine. Ascolta Lino, Ritrovarsi un messaggio dove parlano di tua figlia non è assolutamente una bella cosa. C'è una minaccia per te. Tu mi hai detto, nel biglietto c'è scritto, vedi dove si siede questa bambina, può essere che non si siederà sì, più. Nel biglietto c'è scritto Armeni, rimarrai a terra come queste ruote gonfiate, e l'ultima frase dice ma chi si siede solitamente in questo posto? Ed era praticamente posizionato nel sinistrino dove c'è il seggiolino della bambina. Quindi il presidente Armeni è un genitore e da genitore ha chiesto di poter vivere in serenità, in maniera più tranquilla. Domenica, ho capito, sono d'accordo, condivido. Tutto quello che vediamo, solo un po' di comprensione, un po' di rispetto. Condivido la domanda. Potremmo ritornare in campo con le ragazze, però in questo momento chiediamo soltanto alle forze dell'ordine di fare luce. Poi volevo dirti una cosa in merito a quelle che sono state ovviamente il prefetto e tutto, insomma, i TG che parlano di scorta. Noi siamo stati sottoposti comunque ad una sorveglianza speciale, non si tratta di scorta. Io vorrei comunque dire che siamo invece noi a
vicino a tutti noi come società sportiva, noi come persone, come uomini, come giovani calabresi, siamo vicini invece a tutti quegli imprenditori che purtroppo oggi sono costretti a dover chiudere le proprie attività perché comunque lo Stato non garantisce sicurezza. Quindi ci tengo a dire questa cosa perché conosco molti imprenditori che purtroppo oggi vivono questo disagio, un disagio che magari in minima parte stiamo vivendo noi perché ci ritroviamo di fronte comunque Domenica. Ad un'ingiustizia, okay, ci troviamo okay. di fronte comunque posso, a delle persone. Posso chiederti una cosa, Domenica, lo dico anche a nome di tanti imprenditori. La società di calcio economicamente che situazione c'ha? Perché vogliamo chiarire anche questo punto. I libri contabili, la situazione contabile della società Calcio a 5. Innanzitutto lo Sporting Rocchi non è una società, ma è una SD, è un'associazione sportiva dilettantistica. Pertanto ha un bilancio, ha dei conti tranquilli, periodicamente i soci si incontrano. Anche il Presidente incontra i soci e si pianifica si redige un piano economico, certo. E quindi non ci sono nessun problema. Ad oggi non c'è nessun fornitore, ad oggi non c'è nessuna giocatrice che comunque riceve, le giocatrici ricevono un piccolo rimborso, non c'è nulla di tutto questo. Perfetto, che possa dire lo Sporting Rocchi che ha bisogno di soldi. Volevo a tal proposito dire anche una cosa, perché so che tu me lo lasci dire e mi dai la possibilità di esprimere appunto questo. Il presidente Tavecchio dice aiuteremo lo Sporting Rocchi economicamente. Io ringrazio il presidente Tavecchio, ringrazio davvero tutti. Però la serenità purtroppo non si compra, non c'è prezzo, assolutamente. No. Bene. Non è un problema economico. Che noi possiamo dire è che l'amministrazione comunale di Locri, nella persona del sindaco, in questo caso, il sindaco dice congeliamo la situazione, facciamo giocare le ragazze. Come la giustizia, come insomma la situazione va a chiarirsi, possiamo insomma fare un piano per capire quello che succede, si vaglia il tutto e quindi sarà poi chi prenderà in mano la situazione a dover mettersi in contatto poi Bene. Con tutte queste bellissime realtà che sono state vicine allo Sporting Rocchi e soprattutto con le istituzioni. Ascolta, allora di a tuo marito, di al presidente, in questo caso tuo marito, che quando vuole può venire ad articolo 21 e chiarire meglio la sua posizione, parlare anche con i telespettatori di tutta la Calabria, non solo, per affrontare anche questo aspetto che secondo me a livello mediatico è andato oltre le aspettative. Io ringrazio Domenica, ringrazio il Calcio a 5 di Locri, ringrazio il Presidente e in ogni caso, in esclusiva, anche perché questa è la notizia dell'ultimo momento, il Calcio a 5 di Locri non continuerà il suo percorso per una questione di serenità che viene a mancare a questa famiglia. Grazie Domenica. Da parte del Presidente Armenio è così. Poi grazie. Le situazioni Vedremo. Verranno Bene. Valutate grazie. Grazie. Grazie, questa è l'ultima. Grazie, grazie, grazie ancora. Articolo 21. Grazie a te ancora. Grazie, questa, grazie Domenica. Tra poco il Presidente della Regione Calabria, credo che sia già arrivato in studio. Il Presidente della Regione, vedremo cosa ci dirà anche lui in merito a questa situazione del Calcio 5. Una cosa è certa, questa è l'ultima delle ore 15, mancano due minuti alle ore 15, il Calcio 5 di Locri chiude i battenti, non intende continuare, la minaccia è legata in particolare alla figlia e quindi l'ha detto poco fa la mamma, in questo caso che anche addetta stampa del Calcio 5 femminile di Locri e insieme al marito hanno preso questa decisione per la tranquillità. Dopo la pubblicità il Presidente della Regione Calabria, l'Onorevole Mario Oliverio in studio ad articolo 21 per rispondere a tutti i calabresi. Heaven must have sent you.
Expert Crotone, punto di riferimento per la vendita di piccoli e grandi elettrodomestici, TV, hi-fi, telefonia, informatica e lista nozze. Expert Crotone, una grande realtà caratterizzata da un vasto assortimento di prodotti delle migliori marche e da ampi spazi espositivi, tutti da vivere e da scoprire con la certezza di essere sempre nel posto giusto per scelta, qualità e prezzo. Expert Crotone è sinonimo di tecnologia, competenza, professionalità, convenienza e servizi all'avanguardia. Ogni giorno ci impegniamo al massimo per offrirti un servizio sempre migliore, curando ogni particolare. Dalla consulenza all'acquisto, siamo sempre con te. Cerchiamo di consigliarti ed agevolarti sotto ogni aspetto, perché la tua soddisfazione viene prima di tutto. Expert Crotone. Consulta il nostro volantino e scegli tra le ultime novità i prodotti più adatti alle tue esigenze. Prezzi e offerte incredibili e imperdibili con il miglior rapporto qualità-prezzo per te, la tua casa e la tua famiglia. Expert Crotone, su misura per te. Ti aspettiamo a Crotone, presso il parco commerciale Acropolis, strada statale 106, chilometro 244, contrada Passovecchio, tutti i giorni, anche la domenica, www.expertcarbone.com. Heaven must have sent you. Sporticolare, tutto per lo sport ed il tempo libero. Sporticolare è articoli sportivi, attrezzature, abbigliamento per ogni tipo di sport, dallo sci al calcio, dal basket al nuoto e non solo. Da sempre selezioniamo per la nostra clientela prodotti innovativi e di qualità. Un tuo amico compie gli anni e ti sei ricordato del regalo all'ultimo minuto? Vieni da Sporticolare, potrai trovare tanti articoli pensati per ogni tipo di passione sportiva. Sporticolare, punto di riferimento per tutti gli operatori del settore che vogliono essere sempre aggiornati sulle ultime novità. Ti aspettiamo a Soverato, Corso Umberto I 164 e Catanzaro, Corso Mazzini. Edilizia Gerace. Dal 1983, punto di riferimento per la distribuzione all'ingrosso e al dettaglio dei più qualificati materiali di costruzione e finitura per la casa. Disponiamo di una vastissima gamma di prodotti per l'edilizia, colori, vernici, stufe, termocamini e non solo. Inoltre, ci occupiamo personalmente dei problemi legati al trasporto con mezzi propri equipaggiati di gru per carico e scarico del materiale direttamente in cantiere. In questi anni sono avvenuti molti cambiamenti. Infatti Edilizia Gerace da oggi è anche Gerace Ceramiche, un laboratorio di idee dove ricercare materie, design e qualità in soluzioni sempre più creative e comunicative. Grazie alla consulenza professionale di architetti altamente qualificati, Gerace Ceramiche, specializzata nell'arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, idrosanitari e termoarredo, propone diverse soluzioni, dalle più classiche a quelle più moderne e di tendenza, con marchi di prestigio come Marazzi e Sant'Agostino, per ottenere il miglior risultato a livello qualitativo e funzionale. Da Gerace Ceramiche, prezzo, qualità imbattibile. E non è uno slogan, è la verità. www.ediliziagerace.com. Info 349 61 22 979. Gerace Ceramiche. Via Nazionale 18 432, Gioia Tauro, Reggio Calabria. Auto Global, il tuo veicolo in mani sicure. Auto Global da oggi è centro MyGlass. Network italiano, leader per la cura dei cristalli, sostituisce e ripara cristalli per auto, veicoli commerciali e autobus. Inoltre è convenzionato con tutte le compagnie di assicurazione. E se hai la polizza cristalli, non pagherai nessuna franchigia o differenza di massimale. Ma non finisce qui. Per ogni sostituzione e riparazione cristalli, riceverai spazio Leterge Cristallo in omaggio per tutto l'anno. Auto Global soddisfa qualsiasi richiesta offrendo tanti servizi: oscuramento vetri, lucidatura fari, carrozzeria, vendita vetri auto e veicoli commerciali. Un team di professionisti specializzati sarà in grado di offrirti un'assistenza completa per qualsiasi necessità. Competenza e impegno, il nostro punto di forza.
I centri Auto Global si trovano a Santa Maria di Catanzaro, Viale Magna Grecia 75, info 0961 78 12 35 e a Sellia Marina, Catanzaro, strada statale 106, località Rocca, chilometro 203,8, info 0961 96 23 73, autoglobal@libero.it. Sì, un attimino si stanno sistemando e microfonando. Questa notizia è, diciamo, un po' è in esclusiva per Articolo 21, questa notizia è legata allo Sporting Club, diciamo, di Locri. Pronto? Sì, pronto, Lino. Lino, sì. Innanzitutto buonasera e complimenti per la trasmissione Articolo 21. Grazie. Che date voce veramente al, soprattutto qua alla Ionica. Grazie. Spero che il presidente mi sente. Devono continuare perché non è giusto che ci fermano questi delinquenti e che noi ci uniamo tutti anche a fare una fiaccolata, perché non è possibile. Non è possibile che appena andiamo avanti su una cosa bella ci debbono fermare, Lino. Non è possibile. Mi auguro che perché il Presidente è appoggiato dal pubblico, dalla gente che lavora, dalla gente onesta e tutto. Guarda, e appena che si sia ritirato, Allora, appena il Presidente si siede in studio, perché so che si stanno preparando per farlo accomodare in studio, io la prima cosa parlerò di questa cosa con il Presidente del Calcio 5. Sì. Ecco, intanto la moglie del Presidente ha dichiarato che il marito, in questo caso il Presidente, rinuncia, non vuole assolutamente, di fronte alla serenità ha detto che però qui veramente non si capisce cosa c'è al di là della minaccia che ha parlato. Appunto. Ecco, non riusciamo noi ad andare oltre la verità, la sa veramente il marito, la moglie, e quello che ci ha detto, certo, in diretta all'Articolo 21. Poi andare oltre, ha parlato anche di situazione economica non problematica per la società A5, non è una società ma un'associazione sportiva dove i soci, dove gli sponsor, certo, quindi credo che sia. Ecco, io credo che l'aspetto mediatico, quello che ho detto ieri in trasmissione, è stato esagerato, sì, di fronte a, sì, quello che è la reale situazione fosse. Perché se qui anche alcuni giornali escono con la notizia, tutte le ipotesi restano aperte mentre continuano gli attestati di solidarietà, Calcio 5, le cosche non c'entrano, così riporta il quotidiano del Sud, il fascicolo sulle minacce alla squadra femminile consegnato dai carabinieri alla procura, c'è anche un, certo, fascicolo, quindi capiremo un po', certo, di che cosa si tratta, certo, ma è normale. Ecco, qual è il sentimento? Tu ti chiami da Locri? Io chiamo da Siderno, chiamo da Siderno, sempre provincia di Reggio Calabria, no. Appena ho sentito questa cosa nel telegiornale mi ha fatto un male, ancora mi fa troppo male, perché non è giusto, non riesco a mandare giù una cosa del genere, una cosa bella la devono stroncare. Uniamoci tutti insieme, Presidente mi sente. Ok, lo riproponiamo anche al Presidente, vediamo cosa risponde e cosa dirà anche il Presidente della Regione. Speriamo, perché vorrei che la vedo di nuovo la squadra giocare unita, compatta, come sempre. Benissimo, stato. Grazie ancora, grazie. È giusto, grazie, che, a voi, grazie a voi. Grazie, che la trasmissione più importante della Calabria, almeno per quanto riguarda la diretta, la voce, l'Articolo 21 della Costituzione, anche la stessa importanza che noi diamo ai telespettatori, questo Vox Populi verso questa società, questo Calcio a 5, e perché no, visto che se ne parla tanto in nazionale, abbiamo più diritto anche noi di sentire i calabresi cosa pensano di tutto questo. Vorrei sapere dalla redazione, microfoniamo, il Presidente è microfonato, entra in studio il Presidente, mandiamo la pubblicità e si accomoda il Presidente, cosa dobbiamo fare? Datemi una risposta, perché così eventualmente passiamo, se c'è un'altra telefonata legata a questo problema della società Calcio 5, ne possiamo parlare. È normale che chi ci sta guardando, chi ci segue, tra poco il Presidente della Regione Calabria in studio. Prenotate le vostre telefonate allo 0961 77 28 90 o 393 77 28 223, info@articolo21.tv per l'email. Non ho risposta dalla regia, ditemi cosa devo fare, mando la pubblicità. Abbiamo la telefonata?
Allora, pubblicità e poi torniamo di nuovo, anche perché tra poco speriamo che abbiano sistemato il Presidente per farlo accomodare in diretta, anche perché siamo già in ritardo in merito a quello che è l'intervento del Presidente della Regione Calabria. Grazie regia. Eccolo lì, il passeggero che ti controlla mentre guidi, quello che sa sempre cosa devi fare. La casa è il luogo dove risiede l'amore. Vengono creati i ricordi, arrivano gli amici e la famiglia è per sempre. Semeraro, da sempre arrediamo le vostre case e vogliamo continuare a farlo. Un'ampia scelta tra le più attuali proposte dell'arredamento classico e moderno ti aspettano. Ambienti funzionali, piacevoli e vivibili. Proponiamo un catalogo di prodotti che abbraccia tutte le fasce di mercato, dall'economica a quella più alta e di pregio. Il valore del nostro prodotto è frutto di migliaia di clienti che ogni giorno ci scelgono. Noi ti garantiamo il nostro impegno nella ricerca di materiali, forme e colori contemporanei per progettare al meglio la tua casa. La qualità al miglior prezzo. Semeraro, la casa degli italiani. Comunicazione importante. Da Semeraro, finanziamento a tasso zero. Semeraro, strada statale 280 Lamezia Terme, Catanzaro. Info 0968 340540. Numero verde 800 893 975. Nova Legno, costruzioni e strutture in legno. Opera nel settore edile realizzando opere di carpenteria in legno. Case, strutture balneari, tetti, grandi coperture lamellari e tanto ancora. La Nova Legno dispone di un personale altamente qualificato che segue tutte le fasi di lavorazione, dalla progettazione alla produzione, utilizzando macchinari di ultima generazione per dare velocità e precisione. Inoltre è specializzata nella rimozione dell'amianto e nel recupero dei centri storici. Realizza grandi progetti, garantendo sempre tutti i vantaggi del costruire in legno. I tecnici sono sempre alla ricerca di nuove tecnologie per proporre soluzioni innovative in termini di sicurezza antisismica e antincendio. Durata nel tempo, riduzione dei consumi, rapidità di esecuzione ed ecocompatibilità. Nova Legno. Rispetto per l'ambiente, ricerca ed esperienza. MAPEI Calabro Parati. MAPEI, azienda leader dei prodotti tecnici per l'edilizia. 7.500 dipendenti, più di 1.400 prodotti. Partner dei tecnici nelle progettazioni e assistenza in cantiere con professionisti specializzati. Tutta la documentazione dei prodotti con le relative schede tecniche è reperibile online sul sito. MAPEI contribuisce da sempre con prodotti e soluzioni tecnologiche avanzate e certificate secondo gli standard ufficiali alla realizzazione di piccoli e grandi progetti per l'edilizia, rappresentando l'eccellenza italiana nel mondo. MAPEI, in collaborazione con Calabro Parati di Catanzaro, soddisfa tutte le vostre esigenze, avendo a disposizione tutta la straordinaria linea MAPEI ed un sofisticato sistema tintometrico capace di realizzare e riprodurre anche nel tempo qualsiasi colore. Calabro Parati, Viale Magna Grecia 60, Santa Maria di Catanzaro. Info 0961 63 324. Email info@calabroparati.com. We'll be right back.
Buon pomeriggio e benvenuti in diretta a chi si è sintonizzato, ma lasciate le immagini, regia, grazie, perché voglio commentare, è arrivato in studio il Presidente e facciamo vedere questa cittadella che diciamo è l'emblema del cambiamento, del rinnovo. Buon pomeriggio Presidente, benvenuto ad Articolo 21 in diretta quest'oggi con l'appuntamento. Intanto ci tiene a precisare che questa è la prima diretta che fa. Ci tiene a precisare che è la prima volta che risponderà dopo dicembre 2014, esatto Presidente? Esatto. Intanto vuole salutare tutti i calabresi. Ecco, vuole salutare tutti i calabresi. Buon pomeriggio e grazie e un saluto a tutti i calabresi da questa importante emittente televisiva. Grazie. Articolo 21, tu sai che è la trasmissione della libertà, dove tutti hanno diritto di esprimere il proprio pensiero. Proprio oggi c'è stato anche un viceministro degli interni che si parlava degli attentati, si parlava di tutti i problemi che ci sono. Poco fa abbiamo parlato con la moglie del presidente del Calcio a 5 di Locri, dove praticamente ha detto che lei non intende insieme al marito continuare malgrado la FIGC, malgrado le prefetture, malgrado la garanzia dello Stato. Molti degli spettatori stanno chiamando che lei potesse dire qualcosa di positivo verso questa situazione in maniera tale che le ragazze il 10 gennaio possano scendere in campo. Presidente, qualcosa in merito a questa situazione che riguarda queste ragazze del Calcio a 5? Ma io ho avuto una lunga telefonata con il Presidente nei giorni scorsi. L'ho chiamato per invitarlo a desistere dalla decisione di ritirare la squadra dal campionato. Non bisogna mollare, anche oggi colgo questa occasione per ribadire questo mio invito, per insistere. Io capisco le preoccupazioni e tuttavia credo che noi non possiamo permetterci, la Calabria non può permettersi, Locri non può permettersi di mollare. Sarebbe una sconfitta non solo per il calcio, per lo sport, ma sarebbe una sconfitta per la civiltà di questa regione. Io credo che noi dobbiamo dare tutto il sostegno, c'è il mio pieno sostegno. Stamattina ne ho parlato anche con il viceministro Bubbico, ne ho parlato anche con il prefetto di Reggio Calabria che ho chiamato nei giorni scorsi. E c'è il pieno sostegno, la piena vicinanza delle istituzioni. Al di là delle ragioni, delle motivazioni che pure devono essere indagate, sulle quali gli organi inquirenti stanno lavorando, che sono alla base di questa grave intimidazione che va rispedita al mittente, che va assolutamente condannata. Al di là, ripeto, della motivazione, io credo che sarebbe davvero un segnale negativo che la Calabria proietta all'esterno. Di quello che è l'aspetto positivo anche dei treni, che collegamenti adesso che avete inaugurato, ecco questo, il danno per la Calabria a livello nazionale è enorme di fronte a questo fatto. Cioè, non può passare la logica della intimidazione, dei mascalzoni che prevaricano. Noi dobbiamo sapere che questa Calabria non è rappresentata, non può essere rappresentata da atti e da forze negative. La Calabria ha in sé potenzialità enormi. Questa squadra che vede in campo ragazze è un fiore all'occhiello della nostra regione. È un esempio di come appunto questa regione vuole attraverso lo sport offrire anche alle ragazze, ai giovani di questa regione opportunità perché nella platea nazionale si possano proiettare i nostri talenti. Ecco perché io davvero invito ancora una volta il Presidente, invito la famiglia, pur comprendendo le preoccupazioni, invito a desistere. Ha parlato di minacce verso la figlia. Sì, quindi... è chiaro. Invito a desistere da questa Presidente, bene, grazie. Intanto hanno ascoltato, sentiremo cosa diranno tra poco anche i telespettatori, sono numerose le telefonate che stanno arrivando. E allora, intanto grazie. Grazie a voi, grazie all'articolo 21 che mi dà questa opportunità. Perché ricordiamo quegli appuntamenti che abbiamo passato quando parlavamo di Calabria Etica. Noi abbiamo attraverso articolo 21 avuto la sollecitazione, gli spunti per intervenire, per aiutare a fare avanzare un processo di cambiamento, un processo di cambiamento che passa anche attraverso
la bonifica di alcuni gangli vitali della vita pubblica in questa regione e delle strutture della, della, della regione. Non è semplice, però già abbiamo, abbiamo realizzato traguardi significativi che ancora magari non sono nettamente percepiti dall'opinione pubblica, però abbiamo lavorato, stiamo lavorando per gettare le basi di un grande cambiamento in Calabria, che è innanzitutto improntato sulla affermazione dei diritti, sulla affermazione della legalità, sulla capacità di utilizzare le risorse per determinare crescita, per determinare sviluppo e per creare opportunità di lavoro nella nostra terra. La vicenda di Calabria Etica, che tu ricordavi prima, è significativa di come risorse enormi sono state macinate senza creare sviluppo e senza creare opportunità reali. Presidente, che sta accadendo a Calabria Verde? Ma guardi, Calabria Verde è un altro organo strumentale che va rimesso nell'alveo giusto, e l'alveo giusto significa fare assolvere a questo importante strumento che vede il lavoro per circa 7.000 dipendenti, 7.000 persone, lavoratori idraulico forestali, ricondurlo alla, propria, alla funzione che gli è propria, che è quella della difesa del suolo, della sistemazione idrogeologica, dell'intervento per la regimazione delle acque, per la regimazione dei fiumi, per cioè fare una politica attiva di consolidamento del, del suolo e di intervento per il risanamento idrogeologico. Perché si dimette il direttore generale? Del nostro territorio. Ma il direttore generale si è dimesso a causa di una vicenda, così è stato motivato, ha motivato le dimissioni, di una vicenda giudiziaria, di un'indagine che appunto è in corso da parte degli organi, degli, degli organi inquirenti. Io ho apprezzato molto questo gesto del direttore Furgiuele, perché appunto ha motivato proprio questa sua, questo suo atto di dimissioni con la necessità di consentire all'autorità inquirente di procedere nell'indagine senza appunto che ci potessero essere problemi di possibili ostacoli o appunto i possibili appunto problemi legati alla sua funzione, sì, proprio all'interno della, 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 della struttura. Tra poco noi apriamo le linee telefoniche, sa che questa trasmissione benissimo funziona in virtù della libertà del, del telespettatore, e noi l'attendevamo da molto tempo. È stata a Bruxelles e ha ottenuto un qualcosa di positivo a Bruxelles, mi diceva. Ma guardi, io sono stato più volte a Bruxelles, l'ultima volta sono stato l'8 di dicembre e ho incontrato il commissario europeo preposto al governo del, dei fondi destinati alle regioni come le nostre, appunto di ritardato sviluppo, e devo dire che lo avevo incontrato la prima volta ad aprile. Quando lo incontrai ad aprile, la signora Cretu, la incontrai ad aprile, ci squadernò una situazione grave, ritardi enormi nella utilizzazione delle risorse, rischio di disimpegno di centinaia di milioni di euro che la Calabria avrebbe perduto, e a distanza di 8 mesi da aprile, dal 20 di aprile, devo dire che questo incontro è stato un incontro che mi ha riempito di soddisfazione, perché proprio la signora Cretu ha detto un anno fa era inimmaginabile che si realizzassero in Calabria i risultati che sono stati realizzati, perché abbiamo recuperato le risorse che rischiavano di andare perdute, il grosso delle risorse l'abbiamo recuperato, abbiamo messo al riparo le risorse per il nostro territorio. Lo abbiamo fatto attraverso la riprogrammazione appunto delle risorse che abbiamo definito i primi di maggio, subito dopo l'incontro, il primo incontro con la signora Cretu. Abbiamo realizzato una percentuale di utilizzazione delle risorse che è pari alla media nazionale. Non solo, ma per quanto riguarda il piano di sviluppo rurale, il programma di sviluppo rurale e le risorse destinate all'agricoltura, e di ieri la notizia che abbiamo raggiunto il 98,6%
nella utilizzazione delle risorse. Presidente, mentre io parlo con lei, la regia mi sta mandando in onda quello che hanno ridotto, come hanno ridotto le zone industriali della Calabria. Hanno derubato le risorse, è normale che lei, parliamo dei governi precedenti, soldi della Comunità Europea. Quello che stiamo vedendo è la zona industriale di Crotone. Lascia le immagini, regia. Una zona industriale abbandonata. Poi abbiamo l'altra zona industriale del porto di Gioia Tauro, quindi l'area 1, area 2, il problema degli extracomunitari, le forze dell'ordine hanno fatto un'invasione anche lì ed è questa l'altra zona industriale di Crotone che abbiamo registrato, di abbandono totale delle zone industriali. Presidente, ma come può crescere una regione se le nostre zone industriali sono ridotte così per come le vede lei? Con erbacce, con abbandono, senza illuminazione, senza nulla per quanto riguarda anche questi imprenditori abbandonati al proprio destino. Ma al di là di questo noi siamo stati, le faccio un quadro completo, a Crotone dove gli extracomunitari dormono all'interno della stazione. Ci sono imprenditori abbandonati a loro stessi e vediamo che di fronte a quello che lo sforzo che la regione sta facendo, di fronte a quello che dice lei, noi ci ritroviamo con questo quadro desolante delle zone industriali. Primo, è normale che io insieme a lei dico dov'erano la politica quando questi derubavano questo territorio, dov'erano i sindacati, dov'erano gli amministratori di queste città che hanno ridotto così le zone industriali. Ma questi sono gli esempi di una Calabria che è stata messa in ginocchio. Questi sono gli esempi di risorse che sono state utilizzate, enormi risorse che sono state utilizzate per determinare una condizione di degrado, di mancato sostegno reale alle imprese, sono stati macinate risorse enormi per creare condizioni appunto di opere nelle quali che hanno determinato il deserto. Perché assolutamente c'è il deserto. C'è il deserto. Noi dobbiamo proprio cancellare proprio questa Calabria. Questa politica va cancellata. Questa politica va cancellata. Le risorse vanno utilizzate per creare. Guardi Presidente, per creare... Scusi, la interrompo. Guardi questa immagine. Certo, scusi, certo, la interrompo. Certo. Faccio vedere un signore ha abbandonato 40 casse di pesce marcio nella zona industriale del porto di Gioia Tauro. Guardi che immagine. Questa è la Calabria che noi dobbiamo cancellare per costruire una Calabria nuova, una Calabria dinamica, che sia capace di utilizzare le risorse per sostenere le imprese sane, che sia capace di utilizzare le risorse per creare opportunità di lavoro, che sia capace di utilizzare le risorse per organizzare i servizi, a partire dal servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Noi abbiamo proprio ieri approvato le linee guida per il nuovo piano dei rifiuti, abbiamo previsto un intervento attivo per la raccolta differenziata e i comuni saranno premiati, i comuni che lavoreranno in questa direzione, e saranno penalizzati i comuni che invece non si adegueranno a questo passo. Così come abbiamo previsto la realizzazione di impianti moderni, 2 anni di tempo per realizzare impianti moderni ad impatto zero, per cancellare queste vergogne. Guardi un po', appunto, Presidente, questa che è una fabbrica di arancate, di Coca-Cola, la Calabria. L'Azzurrina, un'azienda che ha preso, lascia l'audio un attimo che facciamo sentire anche l'audio al Presidente, gentilmente, vai. Guardi un po', Presidente. Ecco, ok, sono le immagini, sono insert, ecco, delle immagini. Questa è la fabbrica che fino a 2 o 3 anni fa funzionava, oggi è in questo stato. Ecco, al di là di queste, così è in questo momento il porto di Gioia Tauro e la zona industriale di Gioia Tauro. Rientriamo in studio, quindi vogliamo cambiare questa Calabria e noi siamo d'accordo, perché quella Calabria invece positiva è quella che ho visto con Rosso Calabria. Perfetto. Con i 58 produttori di vino, un'immagine positiva della cittadella. Questa è quella Calabria che noi in apertura abbiamo trasmesso, anche la cittadella regionale che vorrei che lei commentasse. Lei mi ha detto 29 dipartimenti sono tutti lì a disposizione del Presidente, è così? Ma la Calabria positiva che vogliamo costruire è quella di fare di Gioia Tauro una infrastruttura di sviluppo, di intercettazione
di volumi di traffico crescenti del Mediterraneo, di fare di Gioia Tauro quello che sottoscriveremo proprio questa sera, l'accordo, un accordo di programma per cedere ad un'azienda, ad un investitore, con l'apporto anche del, del governo nazionale per la produzione di auto a Gioia Tauro. Perfetto, questa è la linea che noi vogliamo seguire. La Calabria deve essere quella che, quello è il passato, appunto, come tu ricordavi prima, chiude 29 sedi nella città di Catanzaro per avere uffici moderni. Questa sede era finita da tempo, è stata inaugurata 3 volte prima che arrivassi io, era finita da tempo e non c'era nemmeno il certificato di abitabilità, non c'erano nemmeno i collegamenti con i servizi elettrici, eccetera. Abbiamo lavorato nei primi 6 mesi e abbiamo accelerato il percorso e oggi la Calabria alla sua cittadella, in un posto meraviglioso che è appunto Germaneto, che è centrale con la Calabria, con al centro di colline che vanno rispettate, che vanno valorizzate. Ieri abbiamo approvato la legge urbanistica, la nuova legge urbanistica regionale, il consiglio regionale del 2000, che ha, sarà una rivoluzione nel governo del territorio, perché si punta a consumo zero di suolo. Il che non significa bloccare le attività edilizie, ci mancherebbe, significa spostare l'asse degli investimenti sulla riqualificazione del patrimonio edilizio. Per esempio lì alla cittadella, alla cittadella, gentilmente abbiamo ripreso intorno. Per esempio lì intorno alla cittadella e intorno al policlinico universitario, si tratta di avere un disegno che eviti la cementificazione selvaggia, che guardi all'insediamento della città dei servizi intorno alla cittadella per valorizzare il centro storico di Catanzaro. Non deve morire il centro storico di Catanzaro. Il fatto che gli uffici della regione sono stati spostati dal centro, da 29 sedi sparse nella città di Catanzaro, nella cittadella, non deve significare appunto svuotamento e mortificazione della città capoluogo, del patrimonio storico, culturale che nella città capoluogo di Catanzaro appunto c'è. Va fatta una riflessione, perché va rivalorizzato il centro storico di Catanzaro e va rivalorizzato in funzione e in rapporto all'area di Germaneto. Guai a pensare ad un trasferimento dell'abitato dalla città di Catanzaro a Germaneto, sarebbe allora, appunto un suicidio. Benissimo, allora andiamo adesso, partiamo con le telefonate, Presidente, poi altre cose le chiederò in corso d'opera, perché non so se riusciamo ad entrare anche dentro la cittadella, perché vai se è possibile andare avanti con queste immagini, perché è veramente anche vederla, perché io sono entrata, a parte il lavoro eccellente che fa anche la vigilanza, chi controlla questo dipartimento. Allora, questo palazzo della cittadella regionale. Andiamo alla prima telefonata. Rientriamo in studio, grazie regia. Allora, pronto? Ah, la stanno preparando. Presidente, allora, possiamo un attimo, c'è stato l'ultimo consiglio regionale, giusto? Il 28 ieri. Com'è andato? Cioè, è passato tutto? È stato un consiglio regionale molto importante, perché è stato approvato il bilancio preventivo del 2016 della regione. E sono stati approvati importanti provvedimenti, la legge urbanistica regionale, la nuova legge urbanistica regionale, che sarà una vera e propria, come dire, rivoluzione nel rapporto con il territorio, perché come dicevo prima puntiamo a consumo zero tendenzialmente di suolo, soprattutto puntiamo a snellire le procedure per la definizione degli strumenti urbanistici. Basti pensare che questa legge, la legge precedente, è da anni approvata e gli strumenti urbanistici approvati da parte dei comuni sono pochi, su 409 comuni sono solo 80 solo i comuni che si sono dotati di nuovi strumenti, che sono in corso di approvazione. Invece noi con questa legge abbiamo operato una riforma delle procedure per snellire le procedure, soprattutto per avere un impianto di governo del territorio che punti alla valorizzazione delle risorse, non al consumo di suolo. Perfetto, vediamo se è pronta la prima telefonata. Ci siamo, regia? Un attimo, pronto? Sentiamo chi è in linea. Pronto? Buongiorno, sono Vittorio Caminiti. Ah, presidente di Federalberghi. Buongiorno, Caminiti. Prego, buongiorno Presidente, buongiorno, è un piacere vederla in televisione e parlare di questa nostra Calabria, buongiorno. Un po' meno della Calabria turistica, però
Ancora incominciata adesso la trasmissione, Vittorio. Vabbè, Presidente, è iniziata adesso l'articolo 21. È iniziata adesso la trasmissione. E allora? Vai, ma la priorità sono tante e so che il Presidente sta lavorando molto bene per risolvere i problemi atavici di questa nostra regione. Finalmente è riuscito a spostare tutti quegli uffici. Per un noi imprenditori andare negli uffici a Catanzaro significa dormire là 3-4 notti, ahimè va a vantaggio degli albergatori, però poi si perdono giornate intere. Aver spostato gli uffici a Germaneto ha dato veramente una grande occasione per chi deve operare, di operare nei tempi civili che ormai bisogna rispettare, e questo è già veramente un atto importante che ha fatto. Poi la riorganizzazione del territorio è veramente fondamentale. Certo, io sono di parte, mi fa piacere sentir parlare di turismo, perché Presidente adesso è un anno che ci siamo incontrati, i progetti sono stati interessanti e dalla campagna elettorale abbiamo tanto apprezzato quello che è stato detto e la programmazione che si voleva fare per risollevare le sorti del turismo regionale, con grande pazienza, anche se ogni tanto per il ruolo che occupiamo e che occupo dobbiamo dire che le cose devono essere fatte, però sappiamo che quei programmi, se verranno attuati, se si ritroveranno quelle risorse che servono al turismo, possiamo veramente cambiare le sorti di questa regione, perché il turismo significa cultura. Non sto qua ad insegnare al nostro Presidente, che l'ha manifestato in maniera molto chiara in campagna elettorale, agli incontri che abbiamo avuto, ha dimostrato di avere le idee chiare di cosa si deve fare. A noi ha fatto molto piacere e ci ha fatto credere che si possa cambiare turisticamente questa regione, perché poi alla fine cambiando quello che è il comparto turistico e dando quell'impulso al comparto turistico si cambia veramente tutto quello che è il settore della produzione agroalimentare, agricola, culturale e anche di civiltà, perché i popoli che si spostano portano sicuramente cambiamenti e civiltà nei territori dove poi andranno a soggiornare. Professore Gabiniti, qual è la domanda che pone oggi, al di là che il Presidente, lo diciamo, ha due deleghe, assessorato al turismo e assessorato all'agricoltura, due deleghe importantissime. Sì, sono le due deleghe più importanti che si possano veramente utilizzare per cambiare. Il Presidente non è uno sprovveduto e ha capito che se opera attraverso l'agricoltura e attraverso il turismo può fare quello che altre regioni vicine a noi hanno fatto in pochi anni, e lui lo sa bene. La Puglia, quando si va in giro, io molto spesso sono così un po' mortificato e un po' anche mi sento di invidiare gli operatori pugliesi, perché quando andiamo in giro e incontriamo i tour operator internazionali mi fanno dire: ma perché non fate come la Puglia? Ma perché non fate le cose della Puglia? Eppure le hanno fatte. La Puglia è più a sud della Calabria, perché ha meno infrastrutture, ha meno porti, ha meno aeroporti, però diciamo che la Puglia però è riuscita a dare quell'impulso che necessitava attraverso il sentiamo cosa dice il Presidente. Un attimo Caminetti, sentiamo cosa dice il Presidente. Ma io innanzitutto dico che condivido l'approccio e l'analisi di Caminetti. Noi abbiamo nel corso di questo anno messo a punto una programmazione per quanto riguarda le risorse comunitarie che è volta alla valorizzazione delle nostre risorse proprio ai fini di rendere più attrattiva la nostra regione. Devo dire che proprio in questi giorni è in corso un confronto con il governo per definire il patto per la Calabria, e il cuore di questa proposta che noi abbiamo avanzato è proprio questo. Per esempio, noi riteniamo che bisogna far partire, lo faremo partire, un progetto per la valorizzazione del patrimonio, dei beni culturali della nostra regione. Noi abbiamo la regione, non bisogna dimenticarlo, che è segnata dal percorso della Magna Grecia, certo, tutta la costa ionica. Abbiamo disseminato sul territorio, sulla parte tirrenica, anche
beni di grandissimo valore, castelli, beni anche monumenti religiosi di grande valore. A proposito, noi entro gennaio faremo un'iniziativa specifica sul turismo religioso, che è una nicchia importante sulla quale noi dobbiamo agire. E naturalmente creare le condizioni per valorizzare questo patrimonio e farne un attrattore. E in secondo luogo lavorare per fare in modo che si possano intercettare, non solo nel mese d'agosto, ma si possono intercettare anche in altri periodi dell'anno i flussi e la domanda. E la domanda turistica. In questo senso. Le bellezze che vogliamo vedere sono proprio certo, queste. Certo, perché noi siamo una regione che non ha nulla da invidiare, anzi, è una regione che ha un patrimonio. Lei lo sa che c'è il raggio di sole, che è la 23esima edizione. È un patrimonio bellissimo, certo. Lo sa qual è il sottotitolo del programma Raggio di Sole? Alla scoperta del paradiso Calabria. Perfetto, perfetto. Questo è il mio sottotitolo. Sì, io la seguo ogni tanto quando ne ho la possibilità. E l'altro aspetto che bisogna, sul quale noi riteniamo bisogna lavorare, ci lavoriamo, è quello dei collegamenti tra la Calabria e il resto d'Europa e d'Italia. Noi abbiamo posto, per esempio, innanzitutto siamo battuti per difendere gli aeroporti. Crotone e Reggio Calabria. Crotone, ieri abbiamo approvato proprio la legge per costruire la nuova società per Crotone, difendere Reggio Calabria, rafforzare la Mezzia e fare in modo che anche sul versante dell'offerta, delle tariffe, ci possa essere appunto una politica in questa direzione. Abbiamo allocato risorse nella programmazione 2014-2020, così come anche per quanto riguarda i collegamenti ferroviari. Noi abbiamo proposto uno studio di fattibilità per l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria nel patto con il governo. E secondo, abbiamo proposto che già da subito, abbiamo aperto un'interlocuzione con il ministro Delrio, si possa sperimentare un treno che a condizioni attuali, partendo da Reggio Calabria, eviti l'ingresso a Napoli per raggiungere Roma. Un'ora in meno, questo significherebbe. Determinare le condizioni per collegamenti più rapidi, più veloci tra la Calabria e il resto dell'Europa. Un attimo che facciamo concludere anche Caminiti. Offrendo anche, lavorando per l'offerta di pacchetti anche intelligenti. Concluda, perché ho tante telefonate, Caminiti. Mi dica qualcosa, un altro pensiero e così. Ma scusate, volevo chiedere una cosa. Scusa Caminiti, volevo chiedere, Presidente, vi siete mai incontrati in questo anno, con Caminiti, con imprenditori, con albergatori e confrontarsi? Mi pare all'Hotel della Villa ci siamo stati. Ci siamo stati, ma adesso subito dopo le feste queste feste ci siamo proposti già di fare un incontro per una riflessione con Caminiti e non solo, con gli albergatori e per fare un punto sulla situazione. Vittorio, per mettere a punto strategie. Concludi Vittorio, perché devo correre, vai. A me mi fa concludere l'anno bene sentire questo che dice il Presidente, che ci incontreremo, perché abbiamo proprio sete di essere al suo fianco e sostenerlo nelle iniziative che vorrà fare a favore del turismo. Noi siamo pronti a difendere il suo operato quando c'è dell'operato e siamo pronti, dicevo, a ragionare sulle cose da fare. La cosa, Presidente, che ci sta veramente massacrando e sta portando il comparto alberghiero quasi a chiudere è l'abusivismo. Lì bisogna lavorare, so che lei è molto attento e sensibile, perché in più incontri e più discorsi l'ho sentito fare, ma senza che nessuno la imboccasse. Lei sente proprio il desiderio, il dovere di mettere finalmente, dopo tanti anni, una pietra sopra e chiudere con questo abusivismo, perché la Calabria ha la vergogna di essere la regione con il più alto numero di presenze e sfuggono al controllo della regione e dell'ufficio delle entrate, perché non è più possibile che in una città come Reggio Calabria, come Cosenza, ci siano più posti abusivi e strutture non certificate anziché posti alberghieri. Se chiudono gli alberghi, lei ha perso la flotta per combattere quello che è la concorrenza internazionale, perché ormai si combatte con alberghi 4 e 5 stelle, gli 1 o 2 stelle vanno sempre di più chiudendo o rimanendo fuori dai circuiti internazionali.
E se puntiamo ancora all'abusivismo, a finti bed and breakfast, a finti agriturismo, a finti residence, noi non avremo più la possibilità di poter contrastare quelle che sono le forze del turismo internazionale, quindi perderemmo l'opportunità veramente di creare lo sviluppo in questa regione turistica. Grazie. Se chiudono gli alberghi non saprete più dove ospitare le migliaia di turisti che volete portare. Professor Caminiti, grazie, risponde il Presidente, grazie della telefonata. Prego, sono d'accordo con Vittorio Caminiti, bisogna lavorare perché questa piaga dell'abusivismo sia sempre di più ridotta. Naturalmente Caminiti sa bene che è un lavoro che bisogna... Lo dice bene, bisogno, se perdiamo la flotta degli alberghi, ha bisogno di tempo, e nello stesso tempo bisogna utilizzare risorse che noi abbiamo allocato nella programmazione 2014-2020 per aiutare l'imprenditoria turistica ad investire per adeguare la qualità delle strutture, per migliorare la qualità delle strutture, perché sono d'accordo con lui, ormai la domanda è volta verso la qualità. E noi quanto dobbiamo investire in questa direzione, aiutare gli imprenditori seri come Caminiti ad utilizzare le risorse per investire in direzione della qualità. Non voglio difendere Caminiti, ma è un grande professionista. No, lo so benissimo, conosco benissimo Caminiti. È una persona che nel confronto con i vari presidenti, da lei a Scopelliti, a Loiero, a Chiaravalloti, ha sempre portato avanti, ha fatto queste battaglie forti legate alla professionalità, perché quello che conta è la meritocrazia. È la professione, non c'è dubbio. Pronto? Pronto? Sì, un attimo che... Allora, Presidente, abbiamo parlato prima della Sogas, che parlavamo di fallimento dell'aeroporto di Reggio Calabria, e invece la situazione di Sant'Anna Crotone, dalle ultime lei ha detto non chiuderà Sant'Anna. No, abbiamo ieri approvato la proposta di legge per la costituzione della nuova società, perché lì la vecchia è oggetto di un procedimento fallimentare. Abbiamo ieri approvato la legge in consiglio che appunto prevede la partecipazione della regione alla nuova società. Lavoreremo per costituire assieme al comune di Crotone e ai comuni del crotonese la nuova società, in modo tale da poter rilanciare l'aeroporto di Crotone. Si tenga conto che sull'aeroporto di Reggio abbiamo già destinato 4 milioni e mezzo per la messa in sicurezza dell'aeroporto di Reggio. Vorrei ricordare un dato: quest'anno, grazie all'attività dell'aeroporto e al fatto che non c'è stata una intermittenza, una incertezza, un giorno chiude, l'altro giorno apre, eccetera, eccetera, noi abbiamo avuto un incremento del 30% del turismo nel comprensorio del crotonese. Bene. Un attimo, pronto? Buon pomeriggio, chi parla? Sì, pronto, buonasera. Innanzitutto un grande auguro al Presidente della Regione. Buonasera, tanti auguri da parte mia. Finalmente abbiamo un Presidente che ci rappresenta anche in Europa e nel mondo. Complimenti anche a lei per la trasmissione, che ci dà voce. Che parlare con un Presidente è sempre un po' emozionante. Chi parla? Da Crotone, prego. Per quanto riguarda l'università, a Crotone l'università diciamo che non va tanto bene, e quindi un settore universitario a Crotone è chiuso, è fallito. Per quanto riguarda, ho visto in televisione che il Presidente l'ha messo in liquidazione, il consorzio universitario degli studi, della non ho letto male. Io sono un ex dipendente, Presidente, e finalmente ho l'opportunità di parlare con lei, e ho molta fiducia in lei. Ma a me succede questo: io ho lavorato a questa università praticamente con il presidente, l'ex deputato Marivino Intrieri. Succede che poi è successo questo, ho finito di lavorare, ho fatto una causa in tribunale. No, ascolti un attimo, un momento solo, la prego solamente. Lei dovrebbe farmi, lo so che abbiamo centinaia di telefonate. La domanda secca, perché così il Presidente risponde. Ecco, sì, prego. Presidente, la domanda è questa: io avanzo 50.000 euro da una sentenza vinta dal Tribunale di Crotone contro questo consorzio universitario, che però un anno io a questa parte, ancora oggi, non ho potuto ricevere nemmeno un euro. E da chi li aspetta lei i soldi? Da chi li aspetta lei i soldi? Io li aspetto dal consorzio universitario di Crotone, che però non ho ancora ricevuto niente. Ho fatto delle comunicazioni di stampa, sono andato in televisione, mi sono anche incatenato a Crotone. Ho capito. Ho scritto anche al presidente tempo fa, però mi ritrovo oggi ancora all'oscuro di questa mia vicenda. Okay. La domanda è questa, Presidente: io
tramite lei, perché è la massima autorità, come va a finire questa vicenda mia, nel senso che sono soci comune, provincia e regione? Grazie della domanda. Grazie. Un attimo, se la segna questa Presidente, poi mi risponde eventualmente. Ah, no, risponde, mi dicono la regia che può rispondere, prego. Io la situazione specifica naturalmente non la conosco, la situazione sua, anzi la ringrazio per l'apprezzamento che lei ha avuto nei miei confronti, non la conosco e naturalmente la approfondirò, certo. Vedrò qual è la situazione specifica. Se parla provincia regione. Per quanto riguarda invece la situazione più generale del consorzio universitario, noi stiamo dismettendo non solo il consorzio, ma stiamo dismettendo altre partecipate. Certo. Perché la linea nazionale, anche la legislazione nazionale, è quella che impone la fuoriuscita della regione dalle partecipate. Ieri ho motivato in consiglio regionale la necessità di approvare una legge per la costituzione di una società, della società aeroportuale, proprio in considerazione della estrema strategicità che per il territorio di Crotone ha appunto l'aeroporto e quindi la necessità di avere una società di gestione, ma la porto questa come esempio. Certo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di procedere ad un riordino anche della strumentazione regionale e per quanto riguarda la questione specifica della condizione economica del consorzio, lo stato a cui è arrivato il consorzio, non so dirle, ma approfondirò e le saprò. Pronto? Buon pomeriggio, chi parla? Pronto? Pronto, salve, buonasera, sono Vincenzo. Da dove chiama Vincenzo? Chiamo da Cosenza. Le passo il Presidente, la domanda. Al Presidente, buonasera a lei, signor Presidente. Grazie, buonasera. Allora, Presidente, io volevo chiederle, negli ultimi tempi, come nell'ultimo anno, si sente parlare della possibilità di apertura di una facoltà di medicina a Cosenza. E il motivo che si dà questa possibilità è quello che nella nostra regione c'è bisogno di formare noi professionisti sanitari, perché nella nostra regione questi risultano essere carenti. Adesso io sono un infermiere, sono disoccupato da 2 anni e insieme a me tanti amici ci sono letti insieme, sono fisioterapisti, dietisti, sono tecnici vari. Ogni anno noi compiamo i cosiddetti viaggi della speranza fuori dalla nostra regione, perché nella nostra regione purtroppo non vi è la possibilità di partecipare a concorsi pubblici, cioè si trova qualche piccolo lavoro, ma solo occupazioni momentanee con strutture private che durano massimo 1 mese o più di lì. Adesso quello che io chiedo è, siccome lei ha sempre effettuato una politica all'insegna dell'ottimizzazione delle risorse, e anche poco fa lei l'ha sottolineato, io sono sempre stato vicino a questa sua tipologia di politica, quello che chiedo è, non sarebbe più giusto andare a puntare l'occhio della politica calabrese sulla possibilità lavorativa di queste figure, piuttosto che andare ad lavorare affinché ci siano più professionisti offrendo corsi di laurea a doppioni, perché già vengono messi in Calabria, che come risultato avrebbero solamente non quello di creare veramente lavoro o veramente alzare il livello di aspettative o della sanità calabrese, ma solamente quello di andare a rinforzare il tasso di disoccupazione in Calabria di questi professionisti. Perfetto, grazie, che così risponde il Presidente. Presidente, prego. Ma guarda, innanzitutto bisogna affrontare il problema del lavoro, sono molto d'accordo. Il problema del lavoro nel settore sanitario si affronta se, parlo della Calabria, della nostra regione naturalmente, che ha una condizione specifica, particolare, se si rinegozia il piano di rientro. Io ho avuto modo di dire proprio ieri in consiglio regionale, maledetto quel giorno che è stato chiesto il commissariamento della sanità in Calabria. Maledetto quel giorno perché nel momento in cui è stato chiesto il commissariamento nel 2010 della sanità in Calabria, non ci si è posti il problema delle conseguenze che avrebbe determinato la richiesta del commissariamento, ovvero del blocco del turnover, cioè della impossibilità di sostituire coloro i quali vanno in pensione, coloro i quali vengono meno per ragioni varie all'attività negli ospedali, nelle strutture sanitarie in generale, con un blocco che ha determinato non solo depauperamento dei servizi, abbassamento del livello della qualità delle prestazioni sanitarie, ma ha determinato anche impossibilità di sbocchi occupazionali, come appunto il caso che
lei denunciava mi ha avuto prima. Telefonata. Questo non significa però, ecco, non avere uno sguardo anche rispetto alla formazione, perché è vero quello che lei dice, c'è un'offerta maggiore delle possibilità di lavoro, però la formazione deve essere finalizzata a quei profili professionali dei quali c'è carenza, perché non sono solo infermieri la formazione parasanitaria, ci sono diversi profili professionali che sono carenti e che potrebbero offrire una opportunità per tanti ragazzi, per tante ragazze della nostra regione che invece non hanno, perché per alcuni profili professionali io conosco tantissime famiglie che si gravano del sacrificio di mandare i loro figli a formarsi fuori dalla Calabria, e questo non è ammesso. Noi dobbiamo lavorare anche avendo uno sguardo volto Presidente, a questo aspetto. Grazie, intanto acqua, grazie. Poi le offro un caffè Guglielmo, grazie, perché grazie. Noi abbiamo, ci onoriamo di avere sponsor questa azienda che malgrado le battaglie, malgrado, non so se ha saputo, ha investito anche molto a Seul, la in Cina, la ringrazio molto, caffè sì, Guglielmo. Sì, ogni tanto li sento io che mi chiamano anche dall'estero. Sì. Bene, allora sentiamo un attimo la prossima telefonata, chi parla? Pronto? Sì, benissimo, un attimo che stiamo preparando. Senta, tra poco, io ancora non ho toccato il problema legato al lavoro, non ho toccato socialmente utili, ecco Presidente, ancora non ho toccato i tanti problemi che gravano sul territorio, la grande disoccupazione dei giovani precari della giustizia che hanno protestato lì davanti, che l'avvocato Gaetano Pignarelli, che capo di gabinetto, ha incontrato insieme a Franco Iacuzzi. Ecco, voglio dire, tanti problemi che tra poco arriveranno man mano. Ma sentiamo la telefonata. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, da dove chiama? Buon pomeriggio, chiamo da Catanzaro. Buonasera, buon pomeriggio a lei e tutta Catanzaro. Oggi buon pomeriggio anche al Presidente che è qui con lei. Bene, io sì. Prego. Posso parlare? Prego. Io volevo intervenire per più che altro, visto che il Presidente ritiene la delega al turismo, visto che il nostro problema nostro della Calabria è il turismo, dove dovremmo essere la regione a primeggiare, viste le coste, visto il mare bello che abbiamo, ma da anni ricordo che il Presidente Loiero una volta disse, quando si insediò, chiedo scusa a tutti gli italiani per il mare che abbiamo in Calabria. Dopo si insediò lui e ritengo che le scuse dovrebbero essere reiterate. Arrivò Scopelliti, le scuse dovrebbero essere aumentate, ora arriviamo a Oliverio. Oliverio, devo dire la verità, io mi trovo un attimino in dissenso da quello che ha detto il Presidente di Federalberghi, perché non ho visto fino ad oggi, anche se da pochi mesi, ma non ho visto alcuna attività propedeutica, insomma, al miglioramento del turismo. Io le dico da operatore, perché amministro alcuni villaggi a mare, soprattutto il villaggio Eucaliptus o il villaggio Uria a Segna Marina, dove, per dire, a Uria sono 2 anni che non abbiamo la strada da quando c'è stato l'alluvione nel novembre del 2013 e ancora oggi non sappiamo come arrivare a mare. Al villaggio Eucaliptus le devo dire, fui nominato da amministratore giudiziario in questo villaggio nel 2011 e mi sono trovato di fronte a uno scempio della natura, dove anche l'amministrazione comunale di Simericriti, invece che aiutare chi cerca e mette la faccia in prima linea, non solo la faccia, perché oltre ad aver ricevuto minacce di morte, oltre ad aver avuto innumerevoli minacce davanti alle forze dell'ordine, insomma, sono sfociati anche col discorso che mi hanno incendiato 2 autovetture. Questo perché chi opera in Calabria in maniera sana e ci mette la faccia, purtroppo non è tutelato nemmeno dall'istituzione. Ascolti, però, ascolti amico mio, lei sa che io non voglio essere scortese nei suoi confronti, ma capisco bene di che cosa sta parlando, perché lei sfonda un portone, non una porta, con Lino Polimeni, perché lei sa che da anni ci occupiamo di turismo in Calabria con Raggio di Sole e lei lo sa benissimo quanto giro la Calabria per raccontare in tutto il mondo, perché noi andiamo anche in onda su satellite d'estate con Raggio di Sole per raccontarla in maniera positiva. Io le voglio far vedere, insieme a quello che lei sta dicendo, una cosa drammatica, e voglio vedere nelle immagini il resort di Turismo Italia, Sviluppo Italia, ex Sviluppo Italia, Invitalia, 40 milioni di investimento, Presidente, glielo faccio vedere, così con il signore la ringrazio. Mi pone la domanda che vuole fare al Presidente, così leggo anche questo resort di 40 milioni di euro. Cosa vuole chiedere al Presidente?
chiedere, come mai non si organizza anche con gli operatori dei villaggi, che poi sono quelli là che mettono la faccia, quelli che operano quotidianamente, non si organizza qualche attività nel confronto, perché sicuramente al di là di quelle belle cose, insomma, che si dicono nelle tavole rotonde, cioè con chi opera direttamente potremmo forse essere noi quelli che abbiamo il know-how e quello che potremmo apportare anche al perfetto proposte. Io mi propongo a livello gratuito, grazie, a poter portare le proposte al Presidente, bellissimo, della Regione. La ringrazio, grazie, e a te, io, come io sono tanti altre persone, perché le dico la verità, i comuni, e chiudo veramente là, i comuni purtroppo secondo me, oltre a non avere le competenze, gli skill per poter portare avanti determinate politiche, a mio avviso non hanno nemmeno le risorse finanziarie. Grazie. Quindi soltanto un'attività di congiunta con chi gestisce i villaggi ci potrebbe, grazie, arrivare a portare. Io sono a completa disposizione. Grazie, grazie a te. Allora, intanto risponde. Presidente, queste immagini sono di 15 giorni fa. Italia Turismo, Sviluppo Italia dovevano lasciare a parte 200 posti di lavoro, un indotto straordinario, oltre 1000 camere, doveva nascere anche una darsena lì a Sima di Mare. Anche per le barche, quindi 380 posti barche, doveva essere una cosa straordinaria. Ma com'è possibile che ogni volta vengono derubati? Allora, Italia Turismo, Invitalia, che infrastrutture a livello di ministero, dovrebbe chiedere lei perché non completa questo albergo. Tra l'altro il costruttore credo che avanzi 3 milioni e mezzo di euro, 15 milioni sono stati investiti, ma doveva essere finito nel 2011 ed è stato abbandonato. Ma perché dobbiamo bruciare così i soldi? Ma se parliamo turisticamente, sa cosa significava per noi nel contesto turistico, alberghiero, a livello di immagine? Andiamo un po' più avanti a farlo vedere davanti questo resort. Lo sapeva di questo resort lei? Prego. Non solo lo sapevo, ma ho posto il problema in un incontro con Invitalia, al dottore Arcuri, responsabile di Invitalia, e su questa questione si ritornerà subito dopo le festività di Capodanno, agli inizi dell'anno, per costruire una prospettiva di completamento di utilizzazione di questa struttura? Perché noi siamo in presenza di investimenti, questo è un altro esempio. Questo è 2011, no? Eccolo, parlavi, questo è 2011 ecco, completamento della struttura. Perfetto, non solo, ma ci sono poi i campi da golf. Assolutamente, erano 18 buche. So benissimo, cioè io proprio su questo ho assunto un'iniziativa e ho avuto un incontro con il dottore Arcuri, Domenico Arcuri, proprio per che appunto i strutture di questo tipo non possono essere lasciate nell'abbandono. Ma mi permetto di dire che questa è una delle strutture, sì, una delle strutture sulle quali bisogna agire, perché abbiamo un patrimonio da rivalorizzare, mettere a frutto. E poi permetto di dire che lei all'amico che prima ha telefonato, di Sellia, che i suggerimenti sono ben accolti da parte nostra. Certo. Io sono convinto, come lei, che proprio da chi fa esperienza da anni nel settore del turismo possono venire suggerimenti, proposte che scaturiscono proprio dalla concreta esperienza, quindi dalla possibilità di verificare non solo le difficoltà, i limiti, ma anche di capire quelle che sono le potenzialità, quindi ben venga questa sua disponibilità, e anzi le devo dire che poi queste trasmissioni devono servire pure a questo, per trarne spunti, che con i villaggi organizzeremo un incontro con gli operatori dei villaggi, in modo tale da poter assumere anche i suggerimenti positivi. Guardi la struttura, Presidente, guardi questa struttura. La conosco, per questo sono andato lì. Sono andato in silenzio. Pronto? Sono andato in silenzio a visitarla e poi sono andato da Arcuri. Bene. Pronto? Pronto? Buon pomeriggio, Lina. Chi parla? Deve abbassare il volume del televisore, la ringrazio. Da dove chiama? Io non so
chiamando da Campana. Da? Da dove? Campana. Ah, da Campana, Campana. Sì, come no, conosco bene Campana. Campana è un paese nell'entroterra, Campana. Sì, prego. Questo momento non abbiamo la ricezione al suo canale, purtroppo. È caduta la linea. Va bene, ascolti, ok, prego. Un'interruzione, benissimo. Buon pomeriggio, Presidente Oliveira. Buon pomeriggio da parte mia. Vada, la domanda, quale domanda? Presidente, mi sente? Sì, quale domanda? Presidente, volevo farle una domanda per vedere se lei pone la fine a queste carrozzoni dei consorsi di bonifica che gestiscono gli operai forestali, che ad esempio siamo ad oggi 29 dicembre, non hanno avuto accreditato almeno un consorzio che conosco io nel 13esimo e nella paga di novembre, e se finiscono questi, appunto, questi carrozzoni che si trascinano, direttori, direttori generali, questo, questo. Operai che guardano l'operai a sua volta, che guardano la sua a sua volta, ci sono più sottoposti che preposti, quindi benissimo. Volevo sapere cosa ha intenzione di fare. Sentiamo lei. Cosa dice il Presidente, la ringrazio della domanda. In concreto, Presidente, concreto. Gli ho parlato a Pietrapaolo lo scorso anno di questo problema. Di concreto posso dirle che in questo anno i lavoratori forestali sono stati pagati a fine mese puntualmente e che abbiamo trasferito novembre e tredicesima ai consorsi e non capisco perché ancora il suo consorzio non ha proceduto al pagamento. Per quanto riguarda il resto, è chiaro che è necessario procedere ad un riordino, ad uno snellimento, evitare che ci siano più direttori generali che dipendenti nei consorsi. I consorsi devono avere, devono rispondere ad una funzione che è quella della garanzia della irrigazione, della garanzia dell'acqua irrigua per i campi, della pulitura dei canali, della cura del territorio nel quale insistono i consorsi. Per quanto riguarda la parte di forestali che sono affidati ai consorsi, devono operare in direzione della realizzazione di progetti che, come dicevo prima, riconducano l'attività di forestazione alla difesa del suolo e alla sistemazione idraulica. Ecco, allora sentiamo un attimo altre telefonate, nel frattempo vediamo la potessa dell'LSU, LPU, a Cosenza avevano bloccato, voi facevate quel giorno, il giorno prima l'assemblea del Partito Democratico a Falerna e io le dissi, Presidente, nel frattempo c'è questo blocco a Villa San Giovanni, a Crotone e a Cosenza, LSU, LPU. Ma al di là di questo ci sono anche i precari della giustizia, ecco c'è una situazione anche di precariato che poco fa mi hanno comunicato che un ragazzo ha preso 600 euro, gli hanno pagato gennaio, febbraio e marzo 2014 di mobilità, 200 euro al mese, non so cosa farà con questi soldi, però questa è una situazione anche legata al precariato di LSU, LPU, più in mobilità, se mi dà qualche notizia. Allora noi nel quadro della situazione difficile che vive la Regione, perché la nostra è la Regione che ha accumulato nel corso degli anni il più alto tasso di disoccupazione, come è noto, abbiamo una vasta area di precariato. Allora anche su questo io devo essere esplicito, devo essere chiaro, devo dire cose concrete. Noi nel corso di questo anno abbiamo lavorato per avviare alla contrattualizzazione gli LSU e le più. Per la prima volta dopo 20 anni, il 2015 è stato l'anno dei contratti per LSU e le più. Infatti a 26 ore, sì, diciamo part time, però sono stati contrattualizzati da tutti i comuni della Calabria grazie all'iniziativa che noi abbiamo assunto, perché siamo riusciti a strappare 50 milioni di euro sulla legge di stabilità del 2015 con un'aggiunta di risorse da parte della Regione di 38 milioni di euro per garantire appunto i contratti. Quest'anno abbiamo fatto altrettanto, abbiamo avuto un confronto molto serrato con... Molto serrato. Abbassate la diretta gentilmente, grazie. Prego. Molto serrato con. Abbassate la diretta. Molto serrato anche in sede nazionale
e abbiamo avuto un impegno che è nel decreto sul giubileo, cosiddetto decreto sul giubileo, di 50 milioni di euro, che decreto che sarà riconvertito entro gennaio dal Parlamento. Abbiamo nel bilancio della regione posto altrettante risorse come lo scorso anno per coprire appunto le esigenze che pone appunto questa operazione di contrattazione. È partita proprio oggi la lettera per avere il secondo anno, indicare ai comuni di fare i contratti per il secondo anno, cioè il 2016 sarà il secondo anno di contrattazione. Quindi abbiamo su questo versante, grazie alla nostra iniziativa, realizzato un secondo tassello importante. Benissimo, sentiamo l'altra telefonata. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, dove chiama? Buonasera. Da Rossano chiamo io, sono Brunetti da Rossano. Da Rossano. Benvenuto al Presidente, pure che l'abbiamo atteso un bel po'. Benissimo, gli passo il Presidente, prego. È una domanda veloce gli faccio, soltanto voglio sapere, siccome nella campagna elettorale il signor Presidente ha detto che uno dei primi punti che avrebbe affrontato era quello del Tribunale di Rossano, che come sa benissimo lui è uno scippo, è stato il Tribunale. Volevo sapere a che punto siamo con questa situazione del Tribunale. Grazie da Rossano, Tribunale. Allora, la cancellazione del Tribunale di Rossano è stato più che uno scippo, una grave ferita aperta nella nostra regione. Naturalmente non è di competenza della regione rivedere il provvedimento, perché come è noto è un provvedimento del Parlamento. Noi abbiamo insistito nel riproporre questa esigenza, continueremo ad insistere. L'obiettivo si raggiunge attraverso l'iniziativa, naturalmente. Se fosse come dire, nella potestà della regione, il giorno dopo le elezioni avrei fatto un decreto per riaprire il Tribunale di Rossano. Naturalmente noi lavoriamo senza mollare, diciamo, su questo punto qui, perché riteniamo che un grande comprensorio come quello di Crotone ha, come dire, necessità di avere strutture, presidi di giustizia, qual è appunto il Tribunale, che tra l'altro ha una storia lunga, una storia e anche, come dire, una funzione di servizio per un territorio vastissimo. Allora, noi continuiamo ancora, grazie regia, e possiamo un attimo, se mi segue anche l'operatore, ricordare che tra poco noi passeremo altre telefonate. E un altro argomento molto importante, se mi dai un primo piano, mi segui regia, grazie. Abbiamo una cosa importante, quella che bisogna discutere, Presidente, che è la sanità, perché qui si parla che il 60% delle risorse regionali mi pare che sono dedicate alla sanità, vero? No, ma prima della sanità volevo rispondere, completare. Un attimo, completare su quel completare cosa? La risposta alla domanda che facevi prima, perché abbiamo parlato di LSU, LSU e non ho completato sugli ammortizzatori. Un attimo, sugli risponde tra sociali. Poco, però così sì, giochiamo un attimo sì. L'altra telefonata, perché sì, sono tantissime. Sì, sì. Tutta la Calabria, come lei può notare, sì, è presente, sì. Ci seguono molto anche dalla Sicilia e molti chiedono, cioè magari ci fosse articolo 21 anche in Sicilia per dargli risposta e confrontare così anche con i presidenti. Allora, chi è in linea? Pronto? Pronto? Sì, da dove chiama? Buon pomeriggio, da Reggio Calabria. Da Reggio Calabria, la domanda è per il Presidente. Per quanto riguarda la sanità attualmente che c'è nel Reggino e in Calabria, me non funziona per niente, non potrà mai funzionare fino a quando non si decidono loro, proprio loro, a farla funzionare e di togliere definitivamente commissari, subcommissari, sottocommissari e affini. Sta parlando uno purtroppo che ha lavorato 10 anni e siccome all'interno ha dato fastidio è stato buttato fuori, perché ha cercato di comportarsi in modo onesto e ho dovuto fare altro. Grazie. Purtroppo ora io mi ritrovo all'esterno. Allora ai tempi quando c'è stato il vecchio direttore sono andato anche a dire le cose come stavano, addirittura il signore di allora pensava che io andassi a prendere una raccomandazione, se l'avrei voluta io ancora ero là. Bene, io la ho capito la domanda qual è la domanda? Ora dico una cosa, la domanda cosa devo dire a mia figlia? Un attimo, cosa deve dire a sua figlia? Cosa devo dire a mia figlia che per 10 anni mi ha visto che andavo a lavorare dalla mattina, andare ripetibile la notte
e per quanto riguarda l'azienda. E ora, ora mi vede qua a casa, perché è meno male che so fare altro. Grazie. E cosa devo dire? Grazie. Cosa devo dire? Come ti chiami? Come ti chiami? Come ti chiami? Che dicono che sono belli al di fuori, come appena entrato il pronto soccorso. Come ti chiami tu? Io Versace. Versace come di nome? Antonino. Antonino, facciamo sentire, sentiamo cosa dice il presidente. Ho capito lo sconforto e tutto quello che stai dicendo. Lo sconforto è pure questo, che allora il pronto soccorso quando sono entrato, scusa. Prego. Quello del pronto soccorso nel 2000, appena entrato all'apice di tutto e di tutti, appena inaugurato, dopo 3 mesi non era norma. In quale anno? Di quale anno? E poi ora ne stanno facendo. Di quale anno? Chi è a norma? Di quale anno stai parlando? Nel 2000. 2000, grazie, grazie a te. Grazie, grazie a te. Come mai adesso non lavora più? Non ho capito. Ma perché non lavori più? Perché, lo so, ha dato grazie, l'hanno licenziato perché aveva contestato alcune cose e lo hanno mandato a casa. Vabbè, non conosco la situazione particolare. Sanità, cioè, presidente. La cosa che posso dire per quanto riguarda la sanità è che noi siamo in... Parlavo del 60% delle risorse. Siamo il 60% delle risorse, ma siamo in presenza di una situazione particolare in Calabria. Noi abbiamo... La sanità che ha accumulato nel corso degli anni una condizione appunto grave dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista, lo ricordavo prima, il maledetto quel giorno che è stato chiesto il commissariamento, perché il commissariamento ha determinato non già... Scopelliti l'ha chiesto il commissariamento. Il 2010. Pensando di fare una cosa utile, ma credo che ha fatto, come dire, ha recato un danno anche a se stesso, perché, oltre che alla Calabria, perché pensava evidentemente che chiedendo il commissariamento avesse mani più libere, evitasse il Consiglio regionale, evitasse la Giunta, invece, potesse decidere più speditamente, invece... Il commissariamento ha determinato l'attivazione di meccanismi di vincolo che hanno contribuito ad aggravare la situazione calabrese, della sanità in Calabria, perché il blocco delle assunzioni del personale medico, paramedico, perché la pressione fiscale elevata alle stelle, perché una serie di implicazioni che ha avuto appunto la decisione di commissariare ha contribuito ad abbassare ancora di più di quanto già fosse la qualità delle prestazioni. Ora, io, come è noto, su questa situazione del commissariamento ho più volte espresso una posizione critica, un mio punto di vista. Sono andato il 2 di settembre ad un incontro con il ministro Lorenzin, che mi ha cortesemente... ricevuto per esprimere il disagio, la preoccupazione e per trasmettere quella che è non come dire una opinione personale del Presidente della Regione, per trasmettere quella che è una condizione grave della nostra Regione e per chiedere che ci fosse una inversione di rotta. Perché il commissario, come è noto, è di nomina governativa. Di nomina governativa. E io non ho niente di personale verso. Però strano che scura critica la politica e poi viene nominato dalla politica. Non ho niente di personale verso nessuno, però io parto dai dati. I dati che noi abbiamo sono 5 anni di commissariamento dal 2010, 5 anni di commissariamento. C'è stato un incremento della emigrazione per la salute. I calabresi che sono costretti ad andare fuori dalla Calabria sono cresciuti nel corso progressivamente nel corso di 5 anni. C'è stato un allungamento delle liste d'attesa. Nei pronto soccorsi degli ospedali c'è una situazione appunto esplosiva. Posso farle vedere una cosa esplosiva di un pronto soccorso? Sì. Vuole vederle una cosa esplosiva? Un attimo, prima la telefonata, poi le faccio vedere una cosa esplosiva di un morto in diretta. Lino Polimene dentro questo pronto soccorso e ha registrato in quel momento. Un attimo, pronto?
Pronto? Buon pomeriggio, da dove chiama? Buon pomeriggio, dottor Polimeni. Volevo fare una domanda al presidente della regione Calabria. Da dove chiama? Buon pomeriggio. Da dove chiama, scusi? Sono un lavoratore in mobilità in deroga. Da ho dove... partecipato il 2000... Da Paola. Da Paola, ho partecipato al tirocinio formazione JobSat il 2014. Ho finito il 2015 a giugno. Ho fatto 6 mesi di tirocinio, ci hanno mandato via perché non c'era possibilità di proroga. A tutt'oggi ancora noi non abbiamo preso una lira. Io ho famiglia e sto facendo i salti mortali. Ancora ho papà in vita che mi dà una mano. Se gentilmente può darmi una risposta quando prenderemo questi benedetti soldi, che poi alla fine sono 1500 euro per 6 mesi che abbiamo lavorato presso il comune di Paola. Grazie e buona serata a tutti. Buona serata. Io piglio spunto da questa domanda per rispondere, al come dicevo prima, mobilità. Al discorso sulla... Però poi rispondo a un'altra cosa, Presidente, che le leggo. Però una cosa alla volta, altrimenti ci confondiamo. Vai. Perché è giusto che i cittadini che pongono domande abbiano le risposte. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, noi abbiamo trovato una situazione di ritardi accumulati, di pregresso enorme. Abbiamo chiuso tutto il 2013, si stanno pagando i primi mesi del 2014, abbiamo riprogrammato risorse con fondi destinati alla Calabria e non con il Fondo per gli ammortizzatori sociali nazionali, perché il Fondo per gli ammortizzatori sociali nazionali è prevalentemente utilizzato nelle aree del nord del paese, anche qui il Mezzogiorno appunto è penalizzato. Abbiamo riprogrammato 80 milioni di euro che sono all'approvazione definitiva dell'Agenzia di Coesione per chiudere tutto il 2014. Io mi auguro che subito, immediatamente, l'Agenzia della Coesione possa approvare e nelle prossime settimane si possa chiudere tutto il 2014, perché appunto noi abbiamo lavorato perché i diritti acquisiti dai lavoratori siano rispettati e naturalmente stiamo lavorando con una situazione di pregresso accumulato nel corso degli anni che via via stiamo azzerando. Io comprendo la situazione di disagio in cui vivono migliaia e migliaia di lavoratori, ma credetemi, stiamo lavorando alacremente in questa direzione, perché il diritto ad avere quello che spetta è un diritto che viene prima di ogni altra cosa. Quindi pensiamo che a breve termine di chiudere tutto il pregresso. Vuole prendersi un po' di pausa? Vuole continuare ancora con inteso che con tutta la tranquillità di questo mondo, perché io voglio farvi vedere questo documento forte filmato dell'ospedale mentre eravamo sì, lì vediamo, sì. Una famiglia aspettava il padre, le spiego velocemente, era in attesa, la figlia voleva entrare per capire come stava il padre all'interno. Dopo 3 ore un vigilante riesce a farle entrare e scoprono che il padre, lo scopre la figlia, era morto all'interno. Un attimo, guardi Presidente. La sanità è qualcosa che brucia. Guardi, lo deve vedere scura anche questo lo deve vedere scura. Prego, audio. Ma guarda, sono 3 ore che aspettiamo fuori notizie, chi si è morto in giù con soccorso. Ma guarda, ma sta chiamando qualcuno? Che non c'ho linea, non posso chiamare. No, chiama come? Non posso dire. Chiamate i carabinieri, chiamate chi dovete chiamare. Ha capito? E non rispondi, papà. Ho visto che dovevi cosa dormire. 3 ore che siamo fuori ed è morto, suo Cristiano è morto. Se è morto, vi alzo per dire. Vi alzo per dire che sto cercando soprattutto. Sì, ma pensavamo avesse mal di pancia, l'avessero dato un sedativo. Non capace non rispondere alla sala per altri. Bastardi! Bastardi! Vuoi subire? Sì. Non dico
Sono tre ore che siamo fuori, aspettiamo notizie di nostro suocero. Sì. Avete fatto entrare la figlia ed è morto sulla barella, non ve ne siete accorti. E dov'è adesso? In una stanza. Non ve ne siete accorti. Meno male che mi ha fatto entrare per un ragazzo. Vergogna. Via i pila via Zuvendero, due cazzo di altri. Bastardi. E da un'ora tu scemo, che ci dico mamiatele, tu scemo! Cantate, sta dormendo dopo, sta dormendo! Ma attenzione a te, fa venire gente in giù! Ma la gente è la gente giovane che non voglia di lavorare! Signora, che adesso il dirigente parlate con lui. Sì, subito. Immediatamente. Ma ci dirigi la gente giovane che non lavora. Sì, sì, riprendete. No, non può. Noi siamo fuori da tre ore, è molto mio suocero, non avevo bisogno. Non vi prende linea, che li sto chiamando io. Signora, Presidente, non ci sono parole. Eh? Non ci sono parole. Non ci sono parole. Cioè, purtroppo c'è una situazione che questa è scura. Deve essere affrontata. Non è più tollerabile, diciamo che quello. Né quando si sollevano questi problemi, quando io sollevo questi problemi, si può gridare sempre al fatto che c'è. Oliverio che ha problemi personali, voleva fare il commissario lui, non è questo il punto, è quella la situazione. È questa la situazione da cui parto io. Appunto. Quella è una situazione grave e quella è, come dire, la punta di un iceberg che purtroppo è molto, ma molto più profondo e più diffuso in tutte le strutture sanitarie della nostra regione. E anche le eccellenze, che pure ci sono in Calabria per quanto riguarda la sanità, vengono offuscate e mortificate da questa situazione. Da questa situazione. Cioè, ci sono tantissime eccellenze che vengono offuscate e si alimenta la sfiducia. Si alimenta la sfiducia, c'è ormai una sfiducia proprio dilagante verso le strutture sanitarie. E noi dobbiamo proprio su questo agire. Non è più tollerabile mantenere questo è il documento che non è più tollerabile mantenere questa perché io l'ho fatto vedere proprio per far capire, Presidente, che quando si entra in un pronto soccorso e muore. Cioè, la figlia dice, ma io volevo stare vicino a mio padre, stringergli la mano e sentire le ultime parole che mi voleva dire. Io l'ho scoperto perché dopo tre ore mi ha fatto entrare un vigilante. È andato dentro e l'infermiere gli ha detto, ma dov'è il padre? Era in un'altra stanza. Cioè, queste cose sono inaudite e noi le abbiamo denunciate. Noi non ci siamo fatti intimidire da nessuno, l'ho detto a scura, che questa situazione è gravissima. Ha fatto benissimo, perché non... Ma io credo che vanno squadernate queste situazioni proprio per il fine di scuotere, di aprire... come dire, di riaccendere un'attenzione rispetto alla condizione grave nella quale vive la sanità, perché chiaramente magari lo sforzo del personale anche un rapporto diverso non è che avrebbe salvato, non avrebbe salvato quella persona, però è anche il rapporto, il modo, la gestione, anche quando tu sei sotto organico, i pronto soccorso sono sotto organico, taglia. Sentiamo un'altra telefonata e poi stacchiamo un attimo per una pubblicità pubblicità adesso e torniamo subito dopo con altre telefonate e poi vediamo un attimo quanto ci rimane ancora disponibile il Presidente, che capiamo benissimo che ha altri impegni. Grazie. L'aroma che emana rappresenta il risveglio più dolce al mattino. Macchiato o lungo, ristretto o corretto. Il modo ideale per cominciare la giornata. Terminare un pasto o fare semplicemente un break. Caffè Guglielmo, il caffè che fa centro dal 1943. Scegliamo con cura i vari tipi di caffè che importiamo. Ne valutiamo attentamente le qualità organolettiche per garantire l'inconfondibile aroma e gusto. Ti aspettiamo nei nostri store, dove troverai tutti i tipi di capsule di varie miscele, per esaltare tutta l'eccellenza del nostro caffè, oltre ad un'ampia gamma di bevande per tutti i gusti, come camomilla, orzo, tè, ginseng. Inoltre, confezioni regalo, confezioni speciali del caffè Guglielmo, caramelle Guglielmo, liquore al caffè Guglielmo, ideale per chi ama un digestivo deciso e originale. E non solo, abbigliamento brandizzato Guglielmo. Novità, capsule monodose compatibili con il sistema Nespresso.
E poi ci sono anche le macchine a capsule di vari prezzi e colori per regalarti tutta l'eleganza e la praticità in un formato ideale, pensate per ogni tipo di spazio. Il sistema a capsule è il più semplice e comodo. Basta inserire la capsula all'interno dell'apposito vano e spingere un pulsante. In pochi secondi la bevanda calda ed aromatica è pronta. Caffè Guglielmo, gusto inimitabile. www.caffeguglielmo.it. Panificio Fratelli Mancina, San Giovanni in Fiore. Dal 1962 sforniamo con amore e passione prodotti di elevata qualità, come il pane, l'amico di tutti i giorni, fatto secondo antichissimi procedimenti, cotto su pietra e rigorosamente a lievito naturale. È meta ideale per gustare tutte le specialità che ogni giorno prepariamo, dolci tipici e salati. Particolare attenzione è rivolta alla produzione del nostro dolce tipico per eccellenza, la pitta ampigliata. È un dolce povero con ingredienti della tradizione contadina. Ha importanti proprietà anche dal punto di vista salutistico. Contiene le noci, che sono ricche di acidi grassi polinsaturi, denominati grassi buoni, che aiutano a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Contiene succo di arance, ricco di antiossidanti, e aromi come chiodi di garofano e cannella, che oltre a conferire una notevole nota, hanno importanti proprietà preventive e nutritive. È quindi un mix di ingredienti naturali che, oltre a creare un alimento gradevole e gustoso, determina l'assunzione di elementi essenziali per mantenerci in salute. Dolce unico al mondo. Fratelli Mancina SNC, via Panoramica 83, San Giovanni in Fiore, Cosenza. Info 0984 99 23 18. www.panificiomancina.it. Stocco e Stocco, azienda leader a livello internazionale nella lavorazione, nella trasformazione e commercializzazione dello stoccafisso e del baccalà. Lo stabilimento di Cittanova è un complesso all'avanguardia nel sud Italia. Due strutture di quasi 3.000 metri quadrati. Stocco e Stocco si contraddistingue per la qualità, garantita dall'accurata selezione delle materie prime direttamente dalla Norvegia e dall'Islanda, e per la tradizione. Stoccafisso e baccalà vengono immersi nelle acque dello Zomaro, note per la ricchezza delle sostanze oligominerali, conferendogli un sapore delicato e inconfondibile. Tutte le fasi della lavorazione sono eseguite secondo metodi rigorosamente artigianali, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e da personale altamente qualificato, portando sulle nostre tavole prodotti gustosi e genuini. Novità, i prodotti a lunga conservazione. Stocco e Stocco, tramite il sistema HPP, immette sul mercato alimenti di elevata qualità in grado di essere conservati a lungo senza l'utilizzo di conservanti. Stoccafisso e baccalà, gusto e tradizione a tavola. Strada Statale 111, Cittanova, Reggio Calabria. www.stoccoestocco.com. È vero che il Presidente adesso, dopo abbiamo ragionato anche sul filmato, molto forte anche per chi perde un familiare in un pronto soccorso, ed è normale che il Presidente della Regione, che rappresenta tutti noi, e quando dico, caro Presidente, la cittadella regionale, io dico che è la nostra casa regionale, Presidente. Questo aggiungo io ogni volta. È la casa dei calabresi. Poi ne parleremo, chiudiamo con Rosso Calabria, Presidente, perché so del progetto Vinitaly, 1000 metri quadrati, sì, come spazio. Sì. Allora, pronto? Pronto? Mi sente? Buonasera, da dove chiama? Ah, io chiamo da Catanzaro. Buonasera a lei, tutta Catanzaro. Le passo il Presidente, prego, la domanda. Buonasera. Grazie. Buonasera. Una domanda riguardo ai laureati con 110 del programma Stage 2008. Prego. Quando ritiene il Presidente Oliverio che si troverà una soluzione per questi giovani in attesa di sistemazione da molti anni? Grazie. Tenete presente che all'origine molti di essi furono obbligati a lasciare il posto di lavoro per essere liberi da impegni e poter partecipare al programma Stage. Grazie della domanda. Grazie a lei. Prego, Presidente. Ma guardi, è il 2008. Lei mi consente con questa domanda di informare i giovani del Stage 2008, che sono giovani che, devo dire, sono stati selezionati per il merito, perché è stata una delle poche cose fatte in Calabria che
è stata fatta selezionando sul merito. Praticamente l'unico elemento di selezione è stato il voto di laurea, giovani in gamba, giovani con professionalità elevatissime. Lo dico senza retorica perché ho avuto modo di averne 36 io quando ero presidente della provincia di Cosenza e di apprezzarne appunto le professionalità. Noi abbiamo messo a punto un progetto per utilizzare nell'ambito della selezione del progetto Garanzia Giovani. Però c'è qualche problema su questo progetto. Abbiamo messo a punto un progetto, si sta lavorando in questa direzione, partiranno adesso. No, il problema dei soldi che non li stanno pagando. No, su questi giovani stagisti che saranno utilizzati come tutor, eccetera. Naturalmente abbiamo fatto uno screening per verificare coloro i quali non hanno altre attività lavorative, certo. Perché siamo in una condizione di difficoltà, non possiamo permetterci di garantire doppio lavoro, non è possibile. E sono stati selezionati 140, che sono quelli che non hanno un'attività lavorativa, una occupazione, saranno impegnati su questo progetto part time per consentire a tutti, a partire dai prossimi giorni, saranno impegnati su questo progetto part time perché non tutti possono essere garantiti data l'esiguità delle risorse, e noi abbiamo come obiettivo quello di valorizzarle queste risorse. Perfetto. Si avvia un percorso. Benissimo. Io sono fiducioso che questo percorso deve puntare alla utilizzazione, alla valorizzazione di questi giovani. Ma è un fatto di ritmi e di telefonate, ma lei deve rispondere, al diritto alla risposta anche. Pronto? Buon pomeriggio al presidente e a lei, dottor Lino. Sono Franco da Corigliano Calabro. Presidente Franco da Corigliano Calabro, grazie. Buon pomeriggio. Mi ha stimolato proprio per quanto riguarda il problema di ridurre i tempi di percorrenza dalla Calabria sulla Tirrenica per arrivare a Roma. Ma caro Presidente, noi ci conosciamo da una vita, mi presento, sono Franco Repera da Corigliano. Il problema è la Ionica, che non è stato mai potenziata elettricamente, ma diciamo che potevamo andare anche a carbone ancora, ma adesso hanno soppresso addirittura l'agrotono Milano, che per noi era un qualche cosa. La seconda domanda è veloce: i consorzi di bonifica, abbiamo 11 carrozzoni in Calabria, non lo so quale forze politiche potranno servire, e se si può andare ad una riduzione in quanto lavorano poco per la collettività e troppo a sventerare denaro. L'altra domanda è... No, basta, Franco. L'ospedale della Piana di Sibari. Ah, l'ospedale. Per ridurre i tempi della lista d'attesa, perché la mammografia ci vogliono circa 2 anni. Una mammografia 2 anni, grazie. Buona serata. Una mammografia 2 anni, incredibile. Allora. Lino, andiamo sì. Per ordine. Sì, perché poi devo... Per quanto riguarda la zona ionica, io credo che è la zona più, come dire, è la zona che vive più in sofferenza del resto della Calabria. Sì, la difficoltà della Calabria, quella zona, la zona ionica è quella che vive più in sofferenza. Non è un caso che noi ci stiamo battendo per che sia immediatamente sbloccato al CIPE il lotto che è già finanziato da Roseto a Sibari, e nello stesso tempo siano programmati nel patto con il governo, questo abbiamo anche proposto, interventi tra Crotone e Rossano, perché Crotone è la provincia più, come dire, più isolata. Rispetto al resto della Calabria, compresa la Locride anche, infrastrutture e un tratto anche nella Locride. Poi devo dire che per quanto riguarda la ferrovia, io sto spingendo molto perché ci sia un rinnovamento del materiale rotabile. Proprio la settimana scorsa abbiamo inaugurato il primo treno diesel, il primo pendolino diesel, che parte da Catanzaro per andare a Roccella. Nei primi 20 giorni di gennaio, entro il 25 di gennaio,
sarà inaugurato l'altro pendolino diesel che partirà da Sibari fino a Catanzaro e entro la fine di febbraio il terzo che partirà da Roccella fino a Reggio Calabria per garantire una percorrenza sicura, veloce, in attesa della elettrificazione. Noi non stiamo predicando la elettrificazione, che pure è necessaria, della ferrovia ionica. Stiamo già operando in direzione di servizi più veloci, più sicuri, più qualificati, moderni, adeguati alla realtà. La terza questione che è stata posta, alla seconda questione, quella dei consorzi, ho avuto modo di parlarne prima, dei consorzi, sì, sono molto d'accordo sulla necessità di un riordino per snellire, per fare in modo che possano rispondere alle esigenze del territorio e non ad altre esigenze. E terzo, quello del nuovo ospedale della Sibaritide. Devo dire che l'impresa appaltatrice dell'ospedale della Sibaritide, che è la stessa che ha appaltato quello di Gioia Tauro, sì, con la quale è stato sottoscritto il contratto da parte della Regione, ha avuto alcuni esponenti coinvolti in procedimenti giudiziari, ma il prefetto di Catania ha nominato il commissario, appunto, in rappresentanza della società. Abbiamo già convocato il commissario per fare un punto. Non è in discussione l'investimento andrà avanti e nei prossimi giorni sarà sottoscritto il protocollo di legalità tra la prefettura, la regione e l'impresa, quindi in questo caso il commissario che rappresenta l'impresa, perché questi investimenti, quelli dei nuovi ospedali, possano finalmente partire. C'è un impegno da parte nostra molto forte in questa direzione, perché avere nuove strutture ospedaliere significa avere anche contenitori che consentano servizi qualitativamente avanzati che possano coniugarsi con la ricerca e con tecnologie anche di avanguardia. Presidente, ultima, tra le ultime domande che dobbiamo fare, una è legata alle province e questo dato che il Sole 24 Ore ha dato, 89esimo posto addirittura per Crotone, che supera Cosenza e il resto delle altre città, 98esimo posto per Cosenza, al 100esimo posto c'è Catanzaro, 109 su 110 province Vibo Valentia, l'ultima provincia è quella di Reggio Calabria. Presidente, lei è stato presidente della provincia di Cosenza al 98esimo posto, ma ha dato il grande lavoro che lei ha lasciato. Ma il problema è di ordine generale, non è solo una, certo, provincia. Legata, cioè, anche ai servizi, la postazione delle cinque province calabresi sono è praticamente in coda. A differenza è poco, minimo. Siamo minima, gli ultimi. È la condizione della Calabria. Sempre gli ultimi. È la condizione della Calabria che appunto la pone all'ultimo posto. Io credo che noi proprio in questa direzione dobbiamo lavorare, lavoreremo, le risorse comunitarie di cui parlavo prima devono essere utilizzate per riscattare la Calabria sul piano del lavoro, sul piano della crescita dell'economia e quindi del sostegno alle imprese, della riorganizzazione dei servizi, a partire dal servizio sanitario, perché poi quei dati sono frutto di misuratori che in ogni settore appunto ci rilevano le condizioni di cui abbiamo parlato, la sanità, dei rifiuti, eccetera, eccetera. Bisogna lavorare molto in questa direzione, stiamo lavorando. Io ho ereditato una regione appunto che è questa, e naturalmente il nostro obiettivo non è quello di utilizzare l'eredità per nascondersi oppure per trovare giustificazioni, no. Il nostro intento è quello di partire da questa condizione difficile per rimettere in piedi la Calabria, e io credo che si può fare e ce la faremo, vedrete che ce la faremo. Senta, il sindaco di Catanzaro, il capoluogo di regione, Sergio Abramo, ha detto che lei o la regione gli ha sgraffignato 20 milioni di euro del porto, dico così, scusi, perché in ogni caso è un modo anche simpatico, perché noi abbiamo ripreso il porto e parliamo anche di porti, di Catanzaro Lido, che dal 1954, diciamo 1960, proprio per essere buoni, è un cantiere aperto. 1960, siamo al 2015,
Dobbiamo dare questa svolta alla Calabria, Presidente. Assolutamente sì. Cosa rispondiamo ai cittadini, ai pescatori, agli imprenditori? C'era, pensi, il prefetto Gallitto all'epoca, io negli anni 90 andai, perché lui fece anche delle proteste forti, questo prefetto nei confronti di Catanzaro Lido. Prima di continuare con questo filmato, c'è l'ultima telefonata per lei. Pronto? Pronto? Buonasera, da dove chiama? Buonasera, chiamo da Soverato. Le passo però, per fortuna lavoro fuori Calabria, lavoro a Milano. E mi occupo di recupero crediti però nella sanità calabrese. Ah, di recupero? Purtroppo. Recupero crediti? Crediti. Recupero sanità calabresi. Vuole i soldi da lei, però, Presidente. Scusi, no, no, ma no, scusi, ha chiamato, No, ma scusi un attimo, mi faccia finire, ma con tutto l'affetto, ma lei ha chiamato in diretta ad articolo 21 per recuperare i soldi, ha sbagliato ufficio, deve andare a Palazzo Alemanni, dove c'è scura. No, allora, scusi. Io sono abituato a fare le trasferte già in Calabria e giro le varie aspetti. Guardi, deve andare da scura, Palazzo Alemanni. Ecco. Palazzo Alemanni, prego, le passo il Presidente. No, perché si innervosisce poi e non mi chiude bene la trasmissione, perché le sta chiedendo i soldi alla sanità a lei. Ma come? Dopo quello che è successo. Scusi. Polimeri, posso darti del tuo? È Lino, sì, come no, Lino, sì. Ti chiedo scusa, che io mi chiamo Carlo Nistico. Ti chiedo scusa, ma ti sento anche a tratti malissimo. Vai. Volevo sapere questo, con la precedente giunta, la giunta Scopelliti, c'era un accordo, c'erano sottoscritti dei mutui per cui delle fatture fino a un certo anno nella sanità calabrese le pagava la regione, fino al 2008, dal 2009 in poi le avrebbero pagate le varie ASP o i vari ospedali. Questo comportava abbassare notevolmente il famoso DSO, cioè i tempi medi di pagamento che ogni regione nella sanità ha. La Calabria ne ha uno che è altissimo, è il più alto d'Italia. Ora, tutto questo ne è venuto a mancare. Cosa vuol fare il Presidente? Cioè, come si vuol procedere adesso? Grazie. Visto che i pagamenti dalla sanità calabrese purtroppo si sono rallentati tantissimo. Ma a quali aziende? Un attimo che le pone una domanda il Presidente. Scusi, un attimo che le pone tutte le fatture, non mi sente. Le fatture che venivano presentate. Un attimo. Un momento. Sì. Il Presidente le pone una domanda. A quali aziende sanitarie si riferisce? Ma dalle ASP di Reggio, Cosenza, gli ospedali di Reggio, Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo, tutte. Potrei andare avanti. L'ASP di Cosenza è una tra le più grandi d'Italia. Dal 2008 deve essere pagato. No, un attimo. Aveva fino con la giunta Scopelliti, chiedo scusa Presidente, aveva un DSO, cioè tempi medi di pagamento altissimi. Poi questi tempi di pagamento sono stati abbassati, parlavamo di tempi di pagamento di 1200 giorni, Presidente. Sì, lo so. Ora sono stati abbassati. Ora con la nuova giunta si è tornato a parlare di tempi di pagamento elevati. Ma guardi che la giunta, forse allora lei che segue da operatore, diciamo, più da vicino la sanità calabrese. Grazie della telefonata. Dovrebbe sapere che c'è un commissario nella sanità calabrese, che prima era in capo al Presidente della Regione, a Scopelliti. Adesso il commissario, in base alla legge di stabilità 2015, che ha approvato il patto della salute, il commissario non è nella persona del Presidente, è in una persona che è nominata dal Consiglio dei Ministri, dal 1 gennaio di 2015. Cioè da quando io sono arrivato non c'è più il commissario in capo al Presidente della Regione, è un'altra persona, è una persona terza nominata dal Presidente, dal Consiglio dei Ministri. Tra i compiti del commissario c'è anche quello di pagare i debiti. Le ho chiesto quali sono le aziende, perché da quanto ne so e da quanto mi risulta, sia pure non avendo direttamente la responsabilità, nell'azienda... Chiedo scusa Presidente. Io non sto dicendo che lei ha la le sto spiegando, scusi, mi faccia parlare. Aziende sanitarie calabresi, cioè abbassate un attimo la diretta, vanno sempre incontro
nel tentativo di un attimo ok, un attimo, faccia finire il presidente. Non sto dicendo che sta accusando me o sta accusando qualche altro, le sto dicendo come stanno le cose, perché appunto, cioè, lei non può dire nella prima giunta si era ridotto i tempi, adesso i tempi ritornano, perché non c'entra la giunta. Quello che stiamo discutendo, se lei ha seguito la trasmissione sin dall'inizio, si sarà reso conto che io ho una valutazione molto ma molto critica nei confronti della gestione commissariale, non della persona del commissario, ma dell'istituto del commissario. Anzi, io rivendico alla regione la necessità di riottenere i poteri, perché la sanità, sia per quanto riguarda quello che lei dice, i pagamenti, sia per quanto riguarda il funzionamento dei servizi, della rete ospedaliera, della rete territoriale, appunto, vive una condizione drammatica e noi non possiamo più sopportarla questa situazione qui. Abbiamo visto quel filmato, non so se lei l'ha visto, che è esemplificativo di una situazione di degrado che c'è nella sanità in Calabria. E devo, come dire, riprendere questo concetto che, malgrado 5 anni di commissariamento, la sanità è andata sempre più giù in Calabria. E anche le situazioni di eccellenza, che pure ci sono e sono importanti, perché noi abbiamo medici qualificati, medici che davvero non hanno nulla da invidiare ad altri che operano in strutture del nord o del centro nord, vengono oscurati da questa situazione. Non è giusto questo. Tra queste cose c'è anche quello dei tempi di pagamento, che è un problema che bisogna affrontare, ma è un problema che è riconducibile sempre a questo sistema di gestione commissariale. Questo vorrei che fosse chiaro. E naturalmente lei pone un problema sul quale io mi farò carico di sollecitare anche le strutture preposte a che i pagamenti, il commissario, le strutture preposte a che i pagamenti siano, come dire, determinati. Bene. In tempi fisiologici. Grazie alla telefonata del signore, che in ogni caso certo, lo ringraziamo, certo. Anche così lo ringrazio per questo, chiarisce certo. Anche la posizione. Presidente, al di là del recupero crediti che non c'è riuscito il signore, l'abbiamo mandato a Palazzo Alemanni, io la ringrazio intanto perché sono volate 2 ore con lei in studio, qui non ci siamo resi conto, centinaia di telefonate stanno aspettando. Mi sa che non è che mi ritorna a dicembre 2016. No, non torno a dicembre, però farmi pigliare un impegno che poi magari non riesco a rispettare per gli impegni gravosi che sono sulle mie spalle, magari perciò Oliverio non ha rispettato, allora, rispettato gli impegni. È stato un incontro piacevolissimo, perché essere in diretta con, gente, con i cittadini calabresi che pongono problemi è un arricchimento, certo. Perché consente di dialogare appunto con la società reale. Io ringrazio per questo articolo 21, perché questa è una postazione che io apprezzo, apprezzo moltissimo, per quando c'è il dialogo, ed il dialogo non è appunto un dialogo strumentale, ma è un dialogo vero sulle questioni, sui problemi, è sempre un fatto costruttivo. Chi ha chiamato questo. Non è né programmato né assolutamente nulla. È gente che chiama, vede il numero di telefono in diretta noi utilizziamo questo strumento che serve anche al Presidente per rendersi conto della situazione reale. Assolutamente. Perché io le ho detto, Presidente, lo ribadisco, che non serve che alcuni possano farle sempre sei bello, sei simpatico, sei meraviglioso. Presidente, noi viviamo con le nostre risorse private, delle nostre aziende che sponsorizzano questo progetto, e che possiamo in qualche maniera insieme fare un percorso di libertà e di democrazia. Questo è il nostro percorso. Non ha risposto a Sergio Abramo, però ancora 20 minuti. Vorrei che fosse interpretare, hai fatto bene a ricordarmi. Non vorrei c'è il porto di Catanzaro Lido. Non vorrei che fosse vedere il porto di che fosse interpretata come un tentativo di svicolare. Hai usato un termine, tu, qual è il termine? Hai usato un termine. Quale termine hai utilizzato? A proposito dei 20 milioni. Cioè, hai sgraffignato. Ecco. Per utilizzare questo tuo termine, non ho sgraffignato nulla io. No, io perché l'ha detto in diretta. Sì, sì. Dove ha messo i 20 milioni, voglio Oliverio? Voglio solo dire ad Abramo, e soprattutto dirlo ai catanzaresi, soprattutto dire ai cittadini. Ai pescatori, ai lavoratori, agli imprenditori. Ai pescatori, che... E noi non, io non ho minimamente pensato di togliere, sgraffignare. Di sgraffignare
20 milioni di euro. Tutto noi, dice che lei l'ha spostato. Noi, no, io ho fatto una cosa utile per Catanzaro. Perché? Ho spostato quei 20 milioni sul nuovo programma. Sì. Perché se lei avesse mantenuto sul vecchio, entro il 31 dicembre, cioè entro domani, dopodomani, bisognava fare il contratto con l'impresa a conclusione di una gara che non sarebbe stato possibile realizzare. Riconfermo qui l'impegno della regione, del presidente della regione, a riprogrammare nella prima programma che faremo dentro gennaio. Sul PAC i 20 milioni e anche i 10 milioni della strada provinciale che interessa i comuni di Sellia e la zona SP10 se non ricordo, perché lì sono anche 10 milioni di euro. Vorrei utilizzare, e vi ringrazio anche per questo, questa trasmissione televisiva per confermare quello che ho già detto in Consiglio regionale una settimana fa. Rosso Calabria, chiudiamo con un... perché Rosso Calabria, come augurio, anche perché il 29 dicembre, tra 2-3 giorni, ci sarà questo nuovo anno per i calabresi con Articolo 21, in questo appuntamento che vede febbraio un impegno di 4 anni con il Vinitaly, una cosa straordinaria che io ho seguito quello che lei ha detto, il tavolo importante, i vari interlocutori che lei ha avuto, ma anche i tanti imprenditori che abbiamo incontrato. Un successo, qual è il programma, visto che lei ha anche la delega dell'assessorato alla... Ma c'è stata questa prima edizione, chiamiamolo così, di Rosso Calabria. Noi abbiamo organizzato questa iniziativa non a caso nella cittadella, nella casa dei calabresi. Il vino rappresenta per la nostra regione un simbolo di collegamento alla risorsa primaria, che è quella della terra, della agricoltura. Nel corso di questi anni, grazie alla intraprendenza di tanti imprenditori e vitivinicoli, la Calabria ha realizzato un grande salto di qualità. I vini della Calabria sono tra le eccellenze della vitivinicoltura nazionale ed europea, e la nostra regione ha saputo su questo versante affermare quello che è appunto la qualità delle sue produzioni agroalimentari attraverso il vino. Noi abbiamo inaugurato questa prima edizione nella cittadella, che manterremo e che dovrà essere mantenuta anche quando Oliverio non sarà più presidente della regione, perché offrire gli spazi della cittadella per le eccellenze produttive nella nostra regione significa fare avanzare la Calabria positiva. Io ho visto, guardi, in queste immagini c'è il prefetto di Cosenza, il prefetto di Catanzaro. Tutta la Calabria c'è tutta la Calabria. Voglio dire, ci sono tutti, anche la magistratura, il dottor Mazzotta, il sindaco di Vibo Valentia, questa apertura. C'è tutta la Calabria, la Calabria, anche... nella casa dei calabresi c'è tutta la Calabria, ci sono i produttori vinicoli, ci sono i rappresentanti delle istituzioni, dai procuratori ai sindaci, ai prefetti, ci sono tantissimi cittadini semplici che sono venuti, c'è stata una partecipazione enorme, come tu hai avuto modo di vedere, e anche un apprezzamento dei nostri prodotti. E questa iniziativa sarà il punto di partenza per aggregare l'offerta alla Calabria, per puntare ad un brand Calabria all'esterno. Presidente, posso? E Vinitaly inaugurerà questo nuovo corso, perché a Vinitaly c'è sempre stata la Calabria, però quest'anno ci andrà con uno spazio che metterà a disposizione di tutti i vitivinicoltori, perché si superi la frammentazione, nell'ambito di questo immenso spazio che è Vinitaly non ci sia la frammentazione della Calabria, ma la Calabria si ritrova insieme, e abbiamo programmato per i prossimi 4 anni già gli spazi. Le dico una cosa in più in merito al Vinitaly: lei deve sapere che negli anni passati, quando c'era il ministro Luca Zaia, noi facevamo due dirette internazionali di livello altissimo. Presidente, io le dico una cosa, glielo dico davanti alle telecamere di Articolo 21, lo sentono tanti colleghi che ci stanno seguendo, delle televisioni, della carta stampata, dei giornali online, tutti quanti. Meritocrazia, Presidente. Noi vogliamo solo che si rispetti la professionalità.
che non arrivano persone che non hanno nulla a che vedere con questo mestiere e che possono prendere posti o situazioni che mettono a disagio e in difficoltà chi lavora onestamente sempre per il bene comune. Quindi noi le chiediamo, e glielo chiedo io anche a nome di altri colleghi, di altre televisioni, e con l'occasione le porto il saluto del nostro direttore della Destata, il dottor Giuseppe Soluri, che la saluta. Ecco, le dico che vorremmo che ci fosse per tutti il lavoro e che chi merita deve andare avanti. Questo è quello che le chiediamo. Mi saluti il dottore Soluri innanzitutto e lo ringrazi da parte mia. Io credo che la meritocrazia deve essere, noi non vogliamo altro. Deve essere la bussola che ci deve guidare. Perfetto. Per quanto mi riguarda, io questa bussola ce l'ho come luce sempre presente. Si deve parlare di storico, di nuovo, di gente che ha lavorato a cui fare riferimento. Perfetto. Perché credo che la Calabria ha bisogno di questo anche per cambiare: affermare la meritocrazia, superare i protezionismi, i clientelismi, le raccomandazioni, affermare la meritocrazia anche nel campo della comunicazione. Io glielo sto dicendo da una postazione dove io non ho bisogno in questo settore, lo faccio perché amo questo mestiere, amo questa professione e difendo la Calabria quando c'è da difendere. Assolutamente sì. Benissimo. Permettimi infine di rivolgere attraverso la vostra emittente televisiva, attraverso Articolo 21, gli auguri di buon anno ai calabresi, che sia un anno di riscossa per la nostra regione. Noi dobbiamo ritrovare l'orgoglio di essere calabresi, noi dobbiamo amare la nostra terra, amare i suoi valori, amare le sue bellezze naturalistiche, amare le sue tradizioni, ma anche lavorare per proiettare la nostra terra nel mondo, in Italia, con i suoi valori positivi. Purtroppo, ahi noi, nel corso di un lungo periodo è prevalso uno stereotipo negativo, sono prevalsi gli aspetti negativi e dall'esterno la Calabria viene spesso e prevalentemente vista per gli aspetti negativi. Noi dobbiamo sapere che dipende molto da noi, dobbiamo rovesciare questo stereotipo, affermare una Calabria positiva, la Calabria che abbiamo visto a Rosso Calabria, la Calabria di Expo, la Calabria di tanti produttori, imprenditori, lavoratori onesti che ogni giorno faticano per affermare il futuro della propria famiglia, per affermare appunto condizioni di vita migliori. Ce la possiamo fare, io ci credo, noi possiamo cambiare queste condizioni che hanno proiettato un'immagine negativa della nostra terra. Ci sono tutte le condizioni, ci sono le risorse, ci sono le potenzialità. In questa direzione, sia pure in una strada irta di ostacoli, noi dobbiamo insieme spingere per che la Calabria possa avere un futuro migliore, perché questo significa lavorare per i propri figli, non rinchiudendosi dentro il proprio cortile, ma mettendosi insieme, creando la rete sul piano sociale, creando la rete sul piano degli amministratori locali, lavorando perché il nostro territorio sia e le nostre città siano pulite, siano belle, perché si esaltino i valori della bellezza e quelle appunto della utilizzazione e valorizzazione delle nostre risorse che sono risorse uniche, perché questa terra che è proiettata nel Mediterraneo è unica. Certo, anche altre regioni sono bagnate dal mare, ma noi siamo circondati dal mare. Noi siamo la proiezione fisica dell'Europa nel bacino del Mediterraneo. Siamo una terra che può costruire un futuro meraviglioso e naturalmente per farlo dobbiamo crederci, dobbiamo impegnarci, dobbiamo lavorare superando quello che è un atteggiamento che spesso è stato prevalente nei calabresi, quello del vittimismo, del piagnisteo, ma mettendosi in campo in modo determinato, in modo forte, corale, perché il futuro non ce lo regala nessuno, il futuro dobbiamo costruirlo noi e noi credo che dobbiamo farlo. E il 2016
Beh, io mi auguro che sia un anno che segni una tappa importante in questo percorso. Per i tanti calabresi, per le tante risposte che sicuramente i calabresi attendono al Presidente. Si può alzare, Presidente, perché così le stringo la mano in diretta. Grazie, grazie per lei. L'impegno che ha mantenuto, malgrado le difficoltà. Ed è la prima trasmissione in diretta che lei dice prima l'articolo 21, poi io sarò disponibile per raccontare ancora il nostro percorso insieme. La ringrazio tanto. Auguri in diretta. La ringrazio con l'articolo 21. Per il lavoro e il servizio che fa. Si ricordi che la mia libertà è la sua, fin quando io sarò libero lei sarà libero. Assolutamente, io apprezzo la libertà. Bene, grazie. E io ho uno slogan, non è la libertà che manca, mancano gli uomini liberi. E questo dobbiamo, è un messaggio che mandiamo ai calabresi. E noi dobbiamo lavorare, il compito fondamentale che abbiamo è quello di rendere liberi i calabresi. Ecco, devono rompere le catene. Devono affermare il loro anelito di libertà. Questa è la più grande soddisfazione che si può avere quando c'è un impegno di servizio pubblico. Grazie ancora. Grazie. Andiamo in pubblicità e poi la conclusione, rientro in studio. Grazie. C'è direttamente la sigla. Bene, signore Presidente, chiudiamo insieme. Okay. Auguri anche per il 2016, grazie. Auguri di buon anno. Auguri grazie ancora. Tutti.